Io adesso, diciamo, volevo introdurre brevissimamente l'argomento che poi sarà ripreso dai colleghi, ringraziando ancora una volta il professor Galli, il professor Castelli, il professor Esposito, il professor Luporini e il dottor Nolan per aver accettato di condividere le loro esperienze nell'ambito degli studi nelle malattie infettive e gli studi sulla malaria. Io qui porto anche i saluti della Società Italiana di Parassitologia e del Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla Malaria e dell'Italia Malaria Network, di cui sono anche vice direttore, quindi questo è un evento che per molti di noi ha un significato particolare perché appunto la storia della malaria e la storia dell'eradicazione della malaria è una storia straordinariamente importante per l'impatto che ha avuto. Ora non voglio disperdere tempo, ma spesso quando facciamo lezioni sulla malaria, facciamo riferimento alla malaria, appunto raccontiamo che la storia della malaria ha accompagnato la storia dell'uomo. Tra l'altro ci sono studi anche abbastanza raffinati che ci raccontano di personaggi illustri e importantissimi che sono deceduti a causa della malaria. Su Alessandro Magno c'è una grossa discussione se sia stata malaria o febbre gialla, ma sembra che comunque insomma, il contributo delle zanzare sia stato rilevante. Come vedete, si va da Tutankhamon ad Alarico, ma molti personaggi che hanno accompagnato la storia italiana sembrano essere deceduti per malaria. Diciamo, l'unico su cui io sono assolutamente certo, perché ho visto i vetrini, è stato Fausto Coppi che morì di malaria contratta durante il giro di quello che un tempo si chiamava l'Alto Volta, che oggi è il Burkina Faso. E quindi la malaria ci ha accompagnato durante gli anni, ci sono reperti storici, sicuramente poi il professor Galli parlerà con molto più precisione e dettaglio di me, ma mi piace ricordare alcuni scritti. Questo è uno scritto di Jacopone da Todi, che tra l'altro è un dialetto che è molto simile a quello marchigiano, richiedendo una penitenza per le sue, per se stesso. Declamava questi versi: O signor, per cortesia, mannami la Malsania, a me la Freve Quartana, la Contina e la Terzana, la doppia quotidiana, riferendosi appunto alle febbri malariche. Questa è un'immagine storica, la mappa di Luigi Torelli, che ci dice qual era la distribuzione della malaria in Italia, chiedo scusa, alla fine dell'Ottocento, e praticamente, e questo devo dire, l'ho scoperto anch'io piuttosto recentemente, andando a trovare materiale storico. Come potete vedere, le uniche due province che sembrano non erano descritte come endemiche per malaria erano proprio la provincia di Macerata e la provincia di La Spezia. Questo però non significa che la malaria non avesse una distribuzione molto larga nel nostro paese, con alcune aree appunto assolutamente di alta, altissima endemia. È una storia, quindi, la storia dell'eradicazione della malaria nel nostro paese, una storia molto particolare che riguarda molti aspetti che erano appunto, il magnifico rettore faceva riferimento a molecole, a pillole, a farmaci. Questo era il famoso chinino di Stato che veniva somministrato a grosse porzioni della popolazione, per esempio nelle scuole. Quelli che hanno la mia età forse si ricordano che i propri nonni avevano spesso delle bottiglie della cosiddetta ferrochina Bisleri. Non faccio nessun tipo di pubblicità, ma era un altro trattamento, diciamo così, antimalarico. Ma è una storia che appunto anche una storia di ambienti e di popolazione. Tutti quanti noi conosciamo le bonifiche dell'Agro Pontino, quindi una modificazione sostanziale dell'ambiente e del territorio e anche dei flussi di popolazione. Ci furono operai che lavoravano
nell'Agropontino venivano per esempio dal nord-est Italia, tant'è che se oggi andate nelle provincia di Latina, trovate molto spesso cognomi che sono tipicamente del nord-est Italia. È una storia anche di trattamenti molto particolari, si andava nelle abitazioni e si spruzzava l'insetticida nelle case, questo veniva fatto in alcune regioni italiane in maniera assolutamente capillare, erano delle squadre che appunto le vedete qua rappresentate, ancor meglio in questa immagine dell'Istituto Superiore di Sanità, erano queste squadre che andavano nelle abitazioni e trattavano le abitazioni con insetticidi. Quindi è una storia molto particolare, una storia, ripeto, l'Italia nei paesi, per quanto riguarda l'Europa, nei paesi europei, era il paese a più alta endemia. E vedete che è una storia che è iniziata, diciamo, in maniera più raffinata, più puntuale. Verso la fine dell'Ottocento, vedete, in congiunzione con l'inizio della statistica sanitaria italiana e il controllo della malaria è stata più o meno efficace a seconda del momento. Alla fine proprio del secolo dell'Ottocento ci sono le prime importanti identificazioni dei vettori. Si comprende bene quali zanzare trasmettevano la malaria. Poi, come vi dicevo, ci sono state le leggi sul chinino di Stato. Poi c'è stata una recrudescenza dovuta alla Prima Guerra Mondiale che chiaramente interrompeva i trattamenti. E poi abbiamo avuto le bonifiche integrali e poi ancora la Seconda Guerra Mondiale e i trattamenti con DDT e antimalarici e diciamo quello che si chiama un controllo integrato della malaria. Vedete per esempio che con l'inizio del trattamento con il DDT del 46, quindi con la fine della Seconda Guerra Mondiale, è molto di quello che si riferisce al successo nel controllo della malaria in Italia è stato soprattutto appunto il controllo dei vettori. E anche questa è una storia molto, molto particolare, che si è composta anche di specifiche. In Sardegna, che era una delle regioni più duramente colpite dalla malaria, la Sardegna è diventata una sorta di paradigma con quello che è stato chiamato poi il Sardinian Project, che ha visto il contributo anche degli americani. È una storia fatta anche di guerre, di interruzioni e di cautele anche durante la guerra. Questa è la famosa guerra, la battaglia di Cassino, una delle battaglie più cruciali avvenute sul nostro suolo. E vedete che, per esempio, le truppe americane venivano allertate del fatto che comunque bisognava fare attenzione non soltanto al nemico tedesco, ma anche alla malignant malaria, come veniva definita. È una storia che è anche una storia di relazioni, di paradigmi. Molto spesso, appunto, noi facciamo riferimento alla nostra storia, all'eradicazione della malaria in Italia. E se voi vedete questa immagine che a me piace spesso mettere, questa è un'immagine del Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del mondo, ad alta endemia malarica, questi sono tipici villaggi in Burkina Faso e vedete come queste abitazioni sembrano ricordare drammaticamente la struttura delle abitazioni in Sardegna negli anni 50, quindi nel periodo in cui stavamo per eradicare la malaria in Italia. È anche una storia di controversie, se volete, quindi anche una storia di rapporti tra scienziati. Questo è un articolo del professor Capanna di Roma che racconta la storia di un premio Nobel vinto dagli inglesi e perso dagli italiani, se mi permettete un linguaggio quasi, quasi sportivo. Sono i due scienziati, Grassi e Ross, più o meno quasi in contemporanea, sono arrivati alla descrizione del ciclo della malaria, che qualche anno dopo valse il premio Nobel a Ross, e diciamo, Grassi non la prese bene, e diciamo,
la scuola malariologica italiana e la scuola malariologica britannica su queste basi spesso, per molto tempo, diciamo, hanno avuto da questioniare, diciamo così. È una storia anche di letteratura, di arte in qualche modo. Molto facile fare riferimento, per esempio, a una delle novelle di Verga, che era proprio dedicata alla malaria, ma anche molti film del neorealismo italiano, più o meno direttamente, hanno in qualche modo fatto riferimento alla storia della malaria o a storie di malaria. È una storia anche di linguaggio, secondo me, perché tra i tanti abbiamo avuto un numero elevatissimo di colleghi malariologi che hanno contribuito alla eradicazione della malaria. Qui faccio riferimento a uno dei padri, che è Alberto Misiroli, e mi ero imbattuto tempo fa in questo scritto, in un momento in cui l'italiano viene, secondo me, un po' aggredito a colpi di performante attenzionato e uso di piuttosto che vedete che qui c'è un uso della lingua raffinatissimo, dalla visione di Cervia, ove tra risaia e palude regnava dispotica la terzana, e il padre medico si aggirava instancabile a somministrare chinino, e dal ricordo dei lavoratori ravennati caduti sul lido micidiale di Ostia, Alberto Misiroli trasse impulso allo studio degli anofeli, che lo rese illustre nel mondo e lo elevò vittorioso nella lotta millenaria che l'umanità ha redento, ridonando pura l'aria e valido il sangue alle nuove generazioni. C'è un uso straordinario della lingua, che descrive meravigliosamente bene ciò che questi scienziati hanno fatto. E come vi dicevo, in realtà il numero di malariologi che hanno reso grande la storia della malariologia italiana, e devo dire anche della scienza italiana, è un numero esorbitante. Io qui faccio riferimento soltanto ad alcuni. Questo appunto è il professor Grassi, che, come dicevo prima, ha descritto primariamente il ciclo della malaria, anche se poi appunto il premio Nobel non è andato a Ronald Ross. Qui c'è il professor Missiroli, di cui vi dicevo prima, e qui ci sono due persone che mi piace ricordare, purtroppo sono scomparse recentemente. Questo è il professor Coluzzi. Molti di noi, il sottoscritto, la professoressa Ricci, la professoressa Bluzzelli, il professor Esposito, hanno avuto nel professor Coluzzi a vario titolo un maestro. E il professor Maiori, appunto scomparso qualche mese fa all'Istituto Superiore di Sanità, sono soltanto alcuni di questo gruppo straordinario di scienziati che ha contribuito all'eradicazione della malaria, e comunque agli studi sulla malaria, che hanno reso celebre la scuola malariologica italiana nel mondo. Mi piace concludere, oltre ricordando appunto che ci sono storie molto, molto belle e molto dettagliate rispetto alle biografie di questi straordinari, scienziati. Mi piace concludere, chiedo scusa, dicendo che la storia della scuola malariologica italiana non ha soltanto lavorato nell'eradicazione della malaria e con studi di campo, ma continua in qualche modo a permeare la malariologia nel mondo. La malaria ancora oggi purtroppo uccide, siamo nell'ordine di 425.000 persone ogni anno che muore di malaria, con quasi il 40% della popolazione mondiale che vive in aree endemiche per la malaria. E anche se oggi appunto parliamo di controllo della malaria attraverso strumenti biomolecolari molto raffinati, quali il gene drive, la produzione di zanzare transgeniche o paratransgeniche, qui c'è un contributo italiano. Per esempio, molti degli studi di gene drive sono stati condotti dal professor Crisanti, che oggi tutti più o meno conoscono, e molto più modestamente alcuni studi, per esempio, di paratransgenesi che facciamo qui a Camerino. Ma non è tanto il fatto che ci siano scienziati italiani che operano in questi campi, ci
C'è un ricordo che a me è molto caro, che è il ricordo di come alcuni di questi scienziati, e faccio riferimento in particolare a Mario Coruzzi, che è stato anche docente qui all'Università di Camerino, sarà ricordato successivamente dal professor Esposito. Qui ci sono due grandi scienziati, il professor Coruzzi e il professor Cafatos. Io sono orgoglioso di aver potuto lavorare direttamente col professor Coruzzi nell'istituto a Creta, nell'IMBB di Creta, che era diretto dal professor Cafatos, perché il professor Cafatos, che è stato uno dei più grandi biologi molecolari degli ultimi decenni, e che lavora da anni con Drosophila, fu in qualche modo, non voglio usare il termine dirottato perché chiaramente non aveva bisogno di, ma fu sulla base appunto di un incontro col professor Coruzzi, di alcune chiacchierate col professor Coruzzi, che poi il professor Cafato si incominciò a lavorare con Zanzara e con malaria, creando una generazione di straordinari ricercatori che adesso operano in varie istituzioni prestigiose, dall'Imperial College alla Johns Hopkins, dall'NIH ad altri. Quindi l'influenza che la malariologia, anche quella storica italiana, ha avuto, l'abbiamo descritta, ma continua ad avere e secondo me continuerà anche in futuro a permeare questi studi che riguardano poi non solo la malaria, ma che si sono allargate anche ad altre malattie infettive essenzialmente trasmesse da vettori. Quindi io concludo, la mia voleva essere soltanto una panoramica per dare un'idea di che cosa ha significato proprio la storia della malaria e la storia del controllo e l'eradicazione della malaria, che vi ripeto, avvenne esattamente 50 anni fa, 17 novembre del 1950, anche se in realtà gli ultimi casi di malaria endemica risalgono a qualche anno prima, credo che fossero mi pare di ricordare che fosse il 62 l'ultimo caso di malaria autoctona. Io concludo qui il mio intervento, che voleva essere appunto assolutamente descrittivo. E lascio la parola al professor Galli, che ancora una volta ringrazio per aver accettato il nostro invito, ben sapendo che ha moltissimo da fare, ma siamo veramente molto molto grati, professor Galli, e personalmente sono molto onorato di averla qui con noi. A lei la parola. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Sto cercando di condividere lo schermo, confermatemi se ci sono riuscito o meno. Sentiamo molto bene e vediamo la sua presentazione. Molto bene. Innanzitutto ringrazio il professor Favia per l'invito. Per me è un invito a parlare di un argomento che mi è caro e che è molto nelle mie corde. Ringrazio il magnifico rettore per le gentili parole, veramente anche troppo, insomma. Ringrazio davvero per quello che ha detto e per l'apprezzamento per il lavoro che cerco di fare. Bene, perché storia evolutiva e sociale come titolo? E perché ho messo della malaria in generale e non della malaria soltanto in Italia? Beh, un po' perché sospettavo che molti dati riguardanti la storia non recentissima, ma almeno recente della malaria in Italia sarebbero tornati anche nelle relazioni di altri colleghi, descrizioni delle situazioni in modo particolare riguardanti la scuola malariologica romana, il grande impegno anche precedente di Grassi, di Celli. Beh, tutto questo pensavo che tornasse anche nelle presentazioni di altri. Devo dire che poi sono anche abbastanza affascinato di storia un po' più antica della malaria e in particolare che ci fa capire molto anche della storia presente e di capire qualche cosa di più anche proprio della filogenesi dei plasmodi, dell'evoluzione dei plasmodi. Secondo lo storico della medicina della Sorbona, Biravena, addirittura la malaria sarebbe potuta essere responsabile per più della metà dei decessi
accaduti nella nostra specie dalle origini della stessa. Ho sempre ritenuto una posizione questa un po' provocatoria, un po' eccessiva, voglio dire, però è indicativa di quanto si possa pensare che la malaria abbia influenzato nei secoli la salute e l'aspettativa di vita in molte aree geografiche della nostra specie. Aree geografiche insospettabilmente assai più estese di quanto si pensa. Comunque, come primo ed evidente risultato, ad esempio, la distribuzione dell'emoglobina S e dell'alfa talassemia, confrontando in Africa le zone notoriamente malariche, più o meno grossolanamente, quelle di distribuzione di queste due caratteristiche genetiche, che, come si sa, a caro prezzo conferiscono però una certa protettività nei confronti della malaria. E forse il caso più clamoroso è quello rappresentato dall'antigene Daffy, o meglio dal DARC, Daffy Antigen Receptor for Chemokine, che è il gene che codifica per l'antigene Daffy che è presente sugli globuli rossi ed è un recettore promiscuo per varie chemochine. Bene, una sola sostituzione nucleotidica nel promotore causa una selettiva repressione di questo di questo gene, quindi dell'antigene prodotto nella serie eritroide. La cosa interessante è che per Plasmodium vivax DARC rappresenta un recettore obbligato, quindi niente antigene Daffy sui globuli rossi, niente malaria da vivax. E questo è il singolare risultato che abbiamo avuto nella nostra specie, in particolare nell'area geografica rappresentata dall'Africa occidentale. Circa il 90% delle persone che sono originarie dell'Africa occidentale non hanno l'espressione dell'antigene Daffy e quindi non possono avere malaria da vivax, che è quasi assente in tutta quell'area dell'Africa. La cosa poi curiosa è che probabilmente in quest'altra area, nell'Africa orientale, il Plasmodium vivax probabilmente è stato reintrodotto in un tempo successivo. Ma di questo parleremo magari più avanti. Vale la pena di ricordare che i plasmodi si sono coevoluti con gli insetti ematofagi, che in tutti i vertebrati sono presenti degli ematozoi, che il genere Plasmodio consta di più di 250 specie che arrivano a parassitare anche rettili e uccelli, oltre che i mammiferi, e molte altre specie non sono state identificate o classificate. Il genere Anopheles invece include ben 422 specie note, con circa 70 di loro che sono vettori più o meno efficienti della malaria. Noi abbiamo cinque parassiti, diciamo così, malarici che possono essere trasmessi da Anopheles: Falciparum, Vivax, malarie, e le due varietà che qualcuno vorrebbe anche separare in buone specie di Plasmodium ovale. Uno si sarebbe aspettato che io avessi messo qua anche Plasmodium nolesi, che è una delle importanti new entry. In realtà Plasmodium nolesi resta un parassita della scimmia, di Macaca nemestrina e Macaca fascicularis. Per quanto sia probabilmente il più comune agente della malaria umana in Malaysia, non ci sono prove di una trasmissione da umano a umano attraverso la zanzara. Cioè, in altre parole, resta un parassita della scimmia con uso piuttosto abbondante in tempi recenti, dopo deforestazioni, disastri vari, trasformazioni di intere aree geografiche in piantagioni di palme da olio, resta comunque un parassita che rimane un parassita della scimmia, come cinomolgi e inui, per quel che riescono a infettare anche l'uomo, e come simium, che probabilmente è una restituzione alla scimmia, che se l'è poi alla scimmia in questo caso del Nuovo Mondo,
Plasmodium vivax, cioè quindi è un'infezione che è andata dall'uomo alla scimmia e poi verosimilmente di nuovo dalla scimmia all'uomo, e Brasilianum, che è praticamente identico a malaria, stessa verosimilmente, questa è stata veramente la stessa storia. Questo è un albero filogenetico che tiene plasmodi dei primati e dei roditori. È un albero filogenetico che ho tratto da una recentissima e molto interessante review di Sharp e collaboratori, l'ultimo nome è Beatrice Ann, che dà veramente informazioni preziose e anche valutazioni, ipotesi interessanti per quanto riguarda l'evoluzione, la filogenesi dei plasmodi che interessano i primati in modo particolare. E questa classificazione prevede qualcosa che già da tempo si sostiene, la divisione tra i cosiddetti Laverania, in cui ci sono tutti i plasmodi delle grandi scimmie, e in altre articolazioni, tra cui appunto questa Vinchkeia, che comprende Plasmodium belgae, Schabaudi, Gorelli, insomma, passa veramente in un altro contesto, ma sottolineare che probabilmente l'antenato comune di tutto il gruppo dei Laverania, di tutto il clade Laverania, potrebbe avere circa 25-30 milioni di anni, e una volta si riteneva che il Plasmodium falciparum partisse nell'evolvere nell'uomo in parallelo alla divergenza dallo scimpanzé, e quindi anche di Plasmodium reichenovi nello scimpanzé. In realtà si è visto che non è così. È possibile invece che sia il prefalciparum del gorilla che abbia avuto la stessa vicenda con il parassita dello scimpanzé. E questo 8-9 milioni di anni fa circa. E questo 8-9 milioni. E i microfoni sono sempre aperti. Possibile mai? Ma vabbè. Andando avanti, alla fine dei conti, e c'è le tre ipotesi che possono stare in piedi, vedono crollare quella della coevoluzione con la nostra specie a partire dalla separazione della linea della nostra specie con quella dello scimpanzé di 6-7 milioni di anni fa. Questo perché noi abbiamo Plasmodium falciparum del gorilla, oltre che il prefalciparum, che ci parla sì anche di scambi recenti tra specie e specie, ma ci parla poi, per la presenza e le caratteristiche del prefalciparum, di qualche cosa che è comunque molto più comune tra noi e il gorilla da questo punto di vista. Se tu vai a partire comunque da 200.000 anni fa, no? E vai a considerare quindi quella che è la storia della nostra specie in quanto tale, Homo sapiens, si manifesta come nuova specie, evolvendo da antenati preumani circa 200.000 anni fa, però hai anche da dire che questo stile di vita da hunter-gatherer, almeno secondo l'ipotesi di Anne e collaboratori, non è tanto indicatrice, non ti conduce facilmente al mantenimento di una parassita come quella in questione. Io, questa è una questione che mi sentirei anche di discutere, però forse non è qui la sede per andare su questioni più fini, mentre comunque direi che c'è una certa convergenza nel dire che comunque molti eventi siano stati eventi recenti. Ecco, c'è da dire che qui ci sono stati sicuramente, per quanto riguarda l'ipotesi dei 200.000 anni come coevoluzione tra uomo e falciparum, ci sono anche stati vari colli di bottiglia che possono essere ricondotti ad altri fenomeni di cui parleremo dopo. Però c'è da dire che, tornando all'altra delle due ipotesi, che sia le modificazioni inducenti resistenza alla malaria della beta globina della glucosa 6-fosfato deidrogenasi,
sono probabilmente apparse nell'uomo negli ultimi 10.000 anni, hanno in qualche modo un'associazione con l'imporsi di una civiltà neolitica, di una civiltà più sedentaria, da villaggio, e quindi anche probabilmente da diversa prolungata vicinanza con ambiti e con situazioni ecologicamente più facili per poter contrarre e mantenere una malaria. D'altro canto, appunto, l'ipotesi che rimane un'ipotesi abbastanza fondamentale è che in ogni caso abbia avuto un ruolo nella disseminazione e anche nella coevoluzione l'uscita, qualche cosa che è avvenuto successivamente dall'uscita di Homo sapiens dall'Africa. Un'uscita che per quanto riguarda la prima grande uscita è di circa 70-75 mila anni fa, per i risultati avuti fino alla colonizzazione dell'Australia. Anche se i contatti e le penetrazioni nel vicino Oriente, soprattutto nel vicino Oriente, sono, secondo molte evidenze, anche molto precedenti. In conclusione di questa prima parte, Vivax continua a circolare liberamente tra gli scimpanzé, i bonobo e i gorilla, senza che ci sia la caratteristica di specificità per specie di primate, caratteristica invece dei Laverania, cioè del gruppo di cui fa parte Falciparum. Questo ti fa pensare che probabilmente Plasmodium vivax è morto da un antico stock di parassiti che sono riusciti a infettare sia uomini che scimmie in Africa, esattamente come succede ora per quanto riguarda gli emuli di Plasmodium vivax ancora presenti nelle varie specie di grandi scimmie, ma in realtà che sono spariti poi nell'uomo per quanto riguarda soprattutto l'area dell'Africa occidentale, quando la mutazione negativa ha tolto di mezzo l'antigene Daffi e quindi la possibilità di legame. Tanto è vero che appunto anche Plasmodium vivax fuori dall'Africa ha avuto i suoi bravi bottleneck genetici, i suoi bravi colli di bottiglia, e ancora di più per vivax si applica il discorso dei 75.000 anni, mentre verosimilmente per Plasmodium falciparum vorrei definire con maggior chiarezza questo discorso. Se vale l'ipotesi più recente, certamente sono le migrazioni molto più recenti che ne hanno portato fuori dall'Africa. E c'è sicuramente, per quanto riguarda l'ulteriore circolazione di Plasmodium vivax, un ruolo anche molto recente, molto moderno. È altamente verosimile, ad esempio, che il Plasmodium vivax arrivato nelle Americhe, che poi è stato passato, come abbiamo visto, anche alle scimmie localmente, ma il Plasmodium vivax arrivato nelle Americhe non l'abbiano portato gli schiavi con la tratta degli schiavi, molto più facilmente i conquistadores, cioè gli europei, tenendo conto della endemicità della malaria da vivax nel periodo della conquista delle Americhe, no? Della grande diffusione che soprattutto in Europa meridionale aveva il Plasmodium vivax al tempo nel XV secolo, insomma. Bene, per quanto riguarda il debutto della malaria nella storia, verosimilmente i dati che possiamo avere danno un ottimo indizio in Cina, dove nei Qing, un canone di medicina di 4.700 anni fa, sono riportate febbri parossistiche con splenomegalia. È probabile che la malaria abbia limitato la diffusione delle popolazioni di Lingyuan verso la Cina meridionale, avendo creato problemi assai seri. C'era quell'indicazione che diceva che chi deve viaggiare in aree malariche deve occuparsi della
ricollocazione maritale di sua moglie, perché ha altissime probabilità di non tornare indietro. E poi c'è quell'immagine interessante dei tre demoni, il martello, il secchio e la stufa, che indicano i tre demoni della malaria, ma anche le tre fasi dell'attacco malarico. Beh, questo è un po' un piccolo aneddoto messo in mezzo, soprattutto perché, anche se non siamo certi che fosse questa l'indicazione, nella tomba della Marchesa di Dai c'è questo trattato, i 52 rimedi, che riporta già l'Artemisia annua come uno dei farmaci in uso. Non sappiamo però se in specifico anche considerato come farmaco delle febbri. Sappiamo che la Marchesa è una delle mummie storicamente più conservate in assoluto, delle mummie naturali più conservate in assoluto a disposizione degli studiosi attualmente, che è morta di tutt'altro, non è morta di malaria. La malaria in India ha comunque una serie di indicazioni importanti, tutto sommato un pelo più recenti. Comunque, testi vedici e bramanici già descrivono le febbri con caratteristiche simili a quelle della malaria, ma non mi. E tra l'altro, il Charaka Samhita è in grado di portare probabilmente delle classificazioni che sono assolutamente continua, remittente, quotidiana, terziana e quartana, che sono estremamente interessanti. E la cosa che forse può colpire è la malaria di Tutankhamon. Non siamo certamente sicuri che Tutankhamon sia morto di malaria, ma sia il giovane faraone che due dei suoi nonni, Yuyi e Tuya, hanno DNA di Plasmodium falciparum nei loro tessuti. È possibile che, e soprattutto, i due nonni siano morti nella loro sesta decade di vita di tutt'altro, ma che questa cosa possa essere indicativa e molto indicativa della importante endemia di malaria da falciparum nell'Egitto della XVIII dinastia e probabilmente del suo contributo alla morte di Tutankhamon, che tra l'altro aveva anche nella sua tomba sia olio che semi di Nigella sativa, comino nero, che ha una storia, una relazione con l'utilizzo come antimalarico o comunque come febbrifugo. È interessante questo passo di Erodoto, che dice che contro le zanzare, che sono molti, gli egiziani hanno vari espedienti. Quelli che vivono vicino alle aree paludose costruiscono torri sulle quali salgono per andare a dormire, perché le zanzare non vanno rasoterra e vengono trasportate dal vento, e quindi non riescono a fare altro che radere appunto la terra. Quelli che invece sono proprio nelle aree più paludose utilizzano la loro rete per il giorno per la pesca, e la notte la mettono a coprire il loro letto, il che mi sembra un'indicazione importante sulla primo utilizzo della rete protettiva contro le malarie, no? Ed è un utilizzo, direi, che ci parla di oltre 450 anni prima di Cristo. Per Omero la stella del cane è la costellazione del cane, di cui sapete Sirio è la stella principale che domina il cielo al tempo del raccolto, annunzia le febbri, quindi è una realtà che comunque è già riportata anche proprio nella Grecia classica. Le febbri ricorrenti sono menzionate da Aristofane, da Platone, da Sofocle. E Ippocrate è il primo che parla di febbre come quotidiana, semiterzana, emitritea e quartana.
e associa la splenomegalia con la cattiva salute e con l'aver bevuto o comunque essere stato a contatto con acqua palustre. In realtà le sue descrizioni non sono ancora chiaramente definenti la presenza di una malaria da plasmodium, e questo è uno dei concetti molto dibattuti. Quando effettivamente la malaria da plasmodium, la terzana maligna, arriva nel contesto europeo. C'è chiaramente, vabbè, qui mi entra una. Vabbè, insomma, io in questo momento rifiuto perché non ho capito di che cosa mi si stia chiedendo, poi casomai accetterò. Qui c'è un discorso riguardante gli abitanti di Selinunte e la storia di Empedocle come liberatore di Selinunte dalla, tra virgolette, pestilenza. Secondo Diogene Laerzio, nella Vita dei Filosofi, Empedocle avrebbe, di sua iniziativa, dirottato due piccoli rivi per far sì che il fiume principale che interessava la città non facesse più le zone di palude, non avesse più le aree stagnanti che aveva in precedenza, e in questo modo avrebbe sanificato la città. E si discute assai se le due monete, questa è una delle due cosiddette di Selinunte, siano, qui c'è come vedete il gallo di Esculapio, qui c'è un toro sacrificale, siano da definirsi come celebrative di quell'evento in realtà, o in realtà semplicemente delle monete celebrative per tutt'altra finalità. Andiamo però a cercare di ragionare sulla penetrazione almeno di Plasmodium vivax in Italia. Ci sono tre fasi proposte per un'ipotesi. La prima fase, e questo si riferisce a un lavoro già vecchio, quello di Sallares e collaboratori del 2004. La prima fase, tra l'800 e il 600 prima di Cristo, riguardante la Sardegna in modo particolare, dovrebbe aver visto, e anche però la Sicilia, dovrebbe aver visto l'arrivo dall'Africa settentrionale di Plasmodium vivax portato dai colonizzatori greci e fenici. Nella Sardegna nuragica non c'è traccia di indicazione che ci possa dire, in realtà le tracce anche disponibili non sono certo storicamente molto robuste, però non c'è un'indicazione che ci parli di la presenza di queste febbri, che invece diventano, con documentazioni varie, più comuni dopo. In una seconda fase avremmo che si vada a raggiungere quest'area, hai usato la carta che ha già fatto vedere, la carta del senatore Torelli che ha già fatto vedere il professor Favia, come strumento di indicazione, l'hanno usata gli autori di questo lavoro in realtà, e questo tipo di zona, che è un'altra zona intensamente malarica, è probabilmente raggiunta in un tempo successivo, tra il 400 e il 100 prima di Cristo. La terza fase invece è una fase chiaramente medioevale, siamo nel 750 circa d.C., in cui l'area della costa settentrionale dell'Adriatico e della pianura padana sarebbero invase per l'importazione probabilmente di Anopheles saccharovi come agente eziologico. Comunque, in generale, visto che Anopheles atroparvus non è un granché come vettore di Plasmodium falciparum, può essere ipotizzato che la Grecia e anche l'Italia fossero del tutto o quasi del tutto risparmiate dall'arrivo di un falciparum che sicuramente anche nella specie umana in quel periodo in Africa era altamente verosimile dovesse esserci. L'età imperiale cambia molto le cose e soprattutto cambia per il fatto che sia la Branchia che i Saccarovi riescono con ogni verosimiglianza ad arrivare in Italia.
E quindi questo cambia anche per un motivo preciso. La branchia, come sapete, ama anche, si adatta anche alle aree salmastre, e una condizione di impaludamento delle aree costiere della nostra penisola è abbastanza caratteristico della fine della fase avanzata e della fine dell'impero romano. Roma e i dintorni diventano malarici durante la tarda età repubblicana, e in quel periodo o poco dopo arriva anche Plasmodium falciparum. Dei vari imperatori o aspiranti tali che cito qua, probabilmente solo Tito, che muore giovane, relativamente giovane, di una febbre importante, potrebbe essere morto di malaria. Del resto, a questo punto c'è il contributo di Celso, 25 avanti Cristo, 45 dopo Cristo circa, Cosa con si è la. chiesto? Credo 3.000 euro quando l'hanno invitato per venire a convegno di farsi politica. Ora lo escludo, ho verificato chi è. Prego, professore, mi scuso ancora. Prego. Celso è veramente in grado di terzianare un vero duo genera sunt, alterum eodem modo quo quartane et incipies endesines illo tantum interposito discrimine, quod unum diem prestati integrum tertio redit. Alterum longe perniciosus. Quindi la distinzione chiara tra le due terzane è già nella testa di Celso, che vive, come vedete, che è più o meno contemporaneo di Cristo dal punto di vista degli anni in cui è collocato. Secondo almeno Ezio di Amida, è Archigene di Apamea, che è il primo che descrive un caso di possibile malaria cerebrale. Quindi l'indicatore dell'arrivo sulla scena, un possibile indicatore dell'arrivo sulla scena di Plasmodium falciparum. D'altro canto, abbiamo finalmente qualche dato davvero in più. Questo è un lavoro molto recente, molto, è del 2016, che trova però sia Veglia che Avagnari, nei cimiteri, cimiteri attribuibili alla. Nel caso di Veglia, primo o secondo secolo, nel caso di Avagnari, primo o quarto secolo. La presenza di DNA mitocondriale, frammenti di DNA mitocondriale di Plasmodium falciparum. Lo vedete meglio qui, eccolo qui, tra l'altro guardate, molto appiattito rispetto a tutta una serie di falciparum recenti. Siamo quindi a una verosimile prova documentale più o meno del periodo in cui possiamo essere certi che malaria da falciparum era presente in Italia. Ripeto, la deforestazione che aveva causato importanti modificazioni del paesaggio fa sì che rapidamente in ambito medievale si ha la compromissione dal punto di vista della presenza della malaria di gran parte delle coste del Tirreno, dell'Adriatico poi, e ovviamente delle isole. Questo è un concetto che fa sì che si affermi la teoria dei miasmata, cioè della connessione tra dei miasmi, della connessione tra le paludi e la febbre. Come già definita in realtà da Ippocrate, ma che si irrobustisce e rimane fino al XIX secolo come una teoria importante. La gente si ammala perché inala la cattiva aria delle paludi, e qui si crea anche il termine che indica questa cosa. Ho iniziato con queste Ercole e l'Idra, l'Idra di Lerna è anche lì legata al contesto acquatico e legata alla pestilenza come idea mitologica, e ho iniziato con una frase
proprio nell'immagine del titolo, con un quadro di Paolo Uccello sul discorso di San Giorgio e il Drago. San Giorgio e il Drago, qui vediamo quello di Raffaello, ma anche due, 1440 e 1460 di Paolo Uccello, questo l'avevo messo appunto in frontespizio. Sono un altro elemento della lotta interpretata tra l'uomo e una natura, in questo caso ostile. Il fiato pestilente del drago, che può essere anche un fiato infuocato ad evocare la febbre, è un fiato che arriva dalla palude e ovviamente poi uccide e mette in pericolo la donzella che il cavaliere, in questo caso San Giorgio, va a salvare. E poi c'è tutto il bestiario medievale riguardante la palude, un bestiario, questo è la vivre dei francesi in modo particolare, questa, ma anche che non è esattamente un drago, ma qualche cosa che sta tra il drago e il serpente, ma alato, e questo è il biscione lombardo, anzi visconteo, che sta comunque in un contesto mitico che va in quella direzione. Roma diventa un posto non proprio salubre, nemmeno in modo particolare per i turisti che vengono dal nord con motivazioni sicuramente non pacifiche. Muore Alarico, re dei Visigoti, durante l'assedio di Roma nel 410. La malaria contribuisce a rendere complicato ad Attila, forse più degli interventi semimiracolosi di un papa, la discesa verso Roma. Belisario, alle sue truppe decimate nel 536 all'assedio di Roma. Ottone I perde gran parte della sua armata a Roma per la malaria nel 964 e la stessa cosa capita a Federico I Barbarossa. Direi che da questo punto di vista una Roma sempre più piccola, povera, ristretta, con la sede papale e poco altro, diventa comunque difficile da conquistare e da assediare proprio per la sua situazione non salubre, che comunque è condivisa da gran parte d'Italia. Qual dolor foras degli spedali di Valdichiana tra luglio e settembre, di Maremma e di Sardegna i mali, fossero in una fossa tutti in sembra, tal era quivi e tal puzzo n'usciva, qual suol venir dalle marcite membre. Dante ha un'idea molto chiara della geografia della malaria in Italia e delle febbri palustri in Italia. E Dante pagherà anche un pesante dazio alla malaria. Di malaria muore, con ogni verosimiglianza, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, quindi anche un mese molto, ahimè, giusto per essere ucciso dalla malaria da falciparum, del 1321. Sempre stando tra gli artisti, questo è Albrecht Dürer che scrive al dottore: la macchia gialla dove il mio dito è puntato e dove mi fa male, è la milza ingrossata. Ecco, la cosa che però colpisce è che lui scrive nel diario nel 1521, quello che potrebbe essere un riferimento a questo episodio, e dice che era stato in Zelanda quando aveva avuto una strana malattia che l'aveva colpito e l'aveva molto disturbato, no? E che poi aveva avuto dopo Pasqua una febbre alta. Io ero convinto che fosse stato uno dei suoi viaggi in Italia, quello in cui, questo qualche anno fa, poi la mia convinzione è stata trasformata da questa informazione. Vale la pena di ricordare che l'Olanda è un stato a lungo, e lo vedremo tra breve, un paese significativamente malarico, per quanto settentrionale ci possa sembrare. Questo è un piccolo pettegolezzo, se volete, che fa un po' il paio con la storia di Tutankhamon. Questo è un piccolo pettegolezzo e riguarda Francesco I de' Medici, Granduca di Toscana, e la sua molto, come dire, sgradita dalla corte e dal fratello cardinale, consorte Bianca Cappello, una seconda consorte imposta alla corte. Muoiono Poggio a Caiano a distanza di poche ore uno dall'altro per una febbre che tutti interpretano nell'immediato come malaria. Tutti, non tutti,
Qualcuno dice che il cardinal Francesco, che poi sarà il suo successore, come il cardinal Ferdinando, che poi sarà il successore di Francesco come Ferdinando I, gli abbia dato un aiutino con un po' di veleno ai due coniugi. È stata molta discussione recente, forse anche fin troppa, su questo episodio, e ci sono due dati contrapposti: il dato di alcuni ricercatori che su frammenti epatici, frammenti del fegato attribuito ai due duchi, avrebbero trovato una quantità sufficiente d'arsenico da far pensare che la morte fosse da arsenico e i sintomi anche del duca, gli unici descritti compatibili. Mentre un altro gruppo, lavorando direttamente sul tessuto osseo del duca, trova due proteine di Plasmodium falciparum con un metodo immunologico. Qual è la conclusione? Beh, non ce l'abbiamo, possiamo concludere però che certamente, e questo però era molto comune all'epoca, Francesco I aveva avuto a che fare con la malaria, che sia stata la malaria ad ucciderlo, come nel suo ultimo episodio, questo non possiamo dirlo con molta chiarezza, non possiamo dirlo con molta certezza. D'altro canto, Roma non era certo un buon posto dove vivere in determinati anni. Stiamo parlando dell'estate del 1590, in cui la malaria fa secchi due papi, uno dopo l'altro. Primo a fare questa dura esperienza è un personaggio, è Papa Sisto, quello che non la perdonò neppure Cristo, cioè un personaggio tra l'altro anche notoriamente esuberante e di robusta salute, che muore, insomma, non vecchissimo, perché muore, come vedete, a 64 anni, il 27 d'agosto del 1590, a seguito di un violento attacco malarico e, come tutti forse i marchigiani sanno, Felice Piergentile, poi che ha preso poi il nome di Peretti, è di Grottammare, quindi di una zona che comunque è con una vita che fa pensare che non è che avesse incontrato la malaria per la prima volta il giorno o la settimana prima della sua morte. Ancor di più, il papa più breve della storia come pontificato, Giovanni Battista Castagna, romano, che decede di malaria dopo soli 12 giorni di pontificato, avendola contratta, è un mese esatto dopo la morte di Sisto. Basta così? Beh, questo è il bellissimo bacchino malato collezione della Galleria Borghese di Roma di Caravaggio. Qualcuno dice che questo colore verdognolo non sia, come qualcun altro ipotizzato, l'autoritratto dopo un attacco malarico. Qualcuno invece suppone che sia dato dal fatto che comunque aveva avuto uno dei suoi frequenti duelli a cui do aveva dovuto la per cui aveva dovuto lasciare sul campo una buona dose del suo sangue circolante, per cui era verdastro in quanto anemico per questo motivo. Come non è, comunque nel 1610, quando muore sulla costa laziale sperando di essere riammesso e graziato dalla sua condanna, essere riammesso a Roma e graziato dal Papa, in realtà è altamente verosimile che proprio di malaria, di un attacco malarico, sia morto. Però c'è anche qualcos'altro. Questo signore dall'aria un po' ineffabile, chiaramente un papa, è Maffeo Barberini, Urbano VIII. Bene, il conclave Barberini, no? Che viene tenuto a Roma tra luglio e l'agosto del 1623, 13 anni dopo la morte di Caravaggio, viene accelerato dalla malaria che colpisce almeno 10 dei 55 cardinali convocati in conclave. Sei di questi, Saul, Serra, Gherardi, Pignatelli, Sacrate e Bozzadini, età mediana 60 anni, range 54-82, muoiono tra il 12 d'agosto e il 30 di settembre. Una vera, come dire, falcidie, che aveva facilitato chiaramente per farne altre di nuovi Maffeo Barberini, che comunque l'aveva scampata bella anche lui.
Non è che la malaria poi sia contenta di essere una malattia del 600, né in Italia né altrove, anzi in Nord Europa in particolare tutta una serie di lavori come quelli di Versailles, ad esempio, a Versailles avevano dovuto fare, accanto al cantiere avevano dovuto mettere in piedi un ospedale per curare le febbri malariche delle persone. E persino l'apertura dei Grand Boulevard a Parigi è stata intensamente malarica. Ma ci avviciniamo a tempi più recenti, passando per la scoperta della corteccia di cincona, della corteccia di China, che non c'entra niente con la Cina, ma con una condesa, la contessa di Cincheon, che è stata forse la prima persona, forse perché i dati sono controversi, probabilmente da alcuni dati risulterebbe morta prima di poter aver ricevuto morta 3 anni prima di aver ricevuto la famosa corteccia. Va bene, comunque salta fuori la corteccia miracolosa, sono i gesuiti a rendersene conto, stranamente in America, dove la malaria non poteva esserci che da un centinaio di anni circa, la portano in Europa, in particolare il cardinal Juan de Lugo, che comincia a distribuire addirittura la corteccia ai poveri di Roma attorno al 1644, e sembra che possa questa corteccia aver curato il giovane Luigi XIV nel 1649. Si comincia a chiamarla Pulvis Cardinalis o Pulvis Jesuiticum, cosa che pare che non piaccia ovviamente ad Oliver Cromwell, il quale probabilmente muore di un'infezione delle vie urinarie e non di una bastarda infection ague, ecco, di una bastarda febbre terzana, o malaria terzana, come scrive il suo dottore. È altamente verosimile che sia morto di altro, però, e che avrebbe rifiutato comunque la cincona perché popish remedy, un rimedio papale. Però questo ci sottolinea un aspetto forse che sfugge ai più, che l'Inghilterra meridionale, ancora all'epoca di Cromwell e anche dopo, era intensamente malarica, almeno per quanto riguarda la malaria da virus. Tanto è vero che Sydenham, nel Methodus Curandi Febres 1666, una data non casuale, Sydenham aveva appena avuto a che fare con la grande peste, quella che fu la grande peste di Londra. Quindi, evidentemente, molto interessato a parlare di febbri e definisce anche le febbri malariche in maniera molto più precisa. Dal 1792 in poi la corteccia viene esportata a tonnellate. Anzi, in tutto il secolo, ma raggiunge le 365 tonnellate all'anno nel 1792. Nel 1820 Pelletier Carrington, non so se pronunciarlo così o pronunciarlo Caventon alla francese, forse è più corretto, estraggono chinina e finalmente sono al primo vero farmaco, no? Che viene definito con una specificità d'uso per una particolare malattia. È forse in assoluto il primo nella storia che ha queste connotazioni. E comunque il costo di questo estratto, ma anche della corteccia, diventa subito elevatissimo. Nel 1840 l'esportazione in Europa della corteccia raggiunge il valore di 1 milione di sterline, cioè diventa un prodotto importantissimo dal punto di vista commerciale. Lo è anche dal punto di vista bellico, e probabilmente qualcuno anche all'epoca era molto abile a tirare delle fregature anche al suo stato, se è vero come è probabile che questa corteccia di cincona imbarcata nella spedizione inglese a Walcheren, nel nord del Belgio, dove sono sbarcati per attaccare Napoleone, beh, insomma, si sono trovati una malaria pesante e si sono trovati senza la corteccia giusta. Dei 40.000 uomini della spedizione, 4.000 ne muoiono e 11.500 vengono messi fuori combattimento dalla malaria. Un grande fallimento favorito da un'azione volutamente di guerra, chiamiamola se volete,
con agenti biologici da Napoleone che rompe le dighe e facilita quindi in realtà l'habitat della zanzara e la possibilità quindi che le sbarcanti truppe britanniche facciano la fine che fanno. Ho citato questo episodio perché tra brevissimo ve ne citerò un altro, però lasciatemi parlare delle origini del gin and tonic, che viene dall'aggiunta di corteccia, di estratti di corteccia a bevande varie, e quindi nasce così la tonic water, in una situazione in cui nel 1850 il governo indiano spende circa 32.000 sterline all'anno per comprare cincona o chinina, e l'utilizzo è sempre più esteso a queste finalità. Questa è una caricatura degli inizi del Novecento, eccola qui di nuovo la Ferrochina Bisleri, no? La vediamo anche magari in ingrandimento. È una caricatura di una commissione, dei membri di una commissione che marciano nell'agro romano diretti agli interventi che vedremo tra breve in maniera più articolata. Sì, perché appunto alla fine del XIX secolo la malaria affligge in modo diretto almeno un terzo del territorio nazionale. Se andiamo a parlare di province, come vedremo, sarà molto di più. Il 60% delle ferrovie sono malariche. Nelle canalette di scolo attorno alle massicciate ristagna acqua e nelle aree giuste del paese, evidentemente, le zanzare proliferano alla grande, con il risultato di rendere i viaggi, no? Tipo quello di Carducci verso che passa per gli avvisti i cipressi che a Bolgari e altri schietti, ecco, quella era chiaramente una situazione in cui era forse meglio non affacciarsi troppo al finestrino. Nel 1887 sono stimati 30 milioni di cioè 2 milioni di casi su 30 milioni di abitanti. Quindi più del 6,5% della popolazione ha comunque avuto un attacco malarico, e questo comporta circa 21.000 morti. È l'anno dell'inizio della statistica sanitaria nel nostro paese, tra l'altro, cioè questa cosa coincide. Nell'82 il senatore Torelli, 5 anni prima, aveva pubblicato la famosa carta che ormai avete visto già in molti salsi: in rosso malaria molto grave, in giallo malaria grave, e via così. Solo, come diceva prima chi mi ha preceduto, solo due di 69 province italiane, Porto Maurizio, adesso si chiama Imperia, e Macerata, erano da ritenere libere completamente dalla malaria. Ma la cosa interessante è che negli anni 80 del XIX secolo, se la popolazione di Porto Maurizio vedeva arrivare ai 75 anni il 2-3% delle persone che nascevano lì, a livello nazionale a 75 anni ci arrivava l'1,3% contro addirittura lo 0,9% di Roma e di Foggia. Siamo quindi di fronte ad una realtà articolata, ma che ha un denominatore comune molto importante nella malaria come fattore di pericolo. Viene introdotto, e l'abbiamo già sentito, il chinino di Stato. Dal Novecento c'è la fabbrica di Torino che produce chinino. Nel frattempo era caduto il costo del chinino perché le piantagioni di Giava e in altre aree anche in Oriente erano riuscite a limitare quindi il costo che derivava dall'arrivo soltanto dalle Americhe. E quindi inizia questa grande campagna del 1904, che poi vedremo verrà bloccata purtroppo come effetti, dalla Prima Guerra Mondiale. E andando ancora avanti, ecco, no, questa è carina, l'ho messa. Questo è Angelo Celli che suggerisce a questo mansueto di Amicis, un deputato, erano entrambi in Parlamento, un deputato abruzzese, che abbia molto merito nella costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. E qui vedete Esanofele, anche qui, contro le febbri malariche, ed era anche questo, si vede Bisleri e C come produzione. C'erano state diverse polemiche nel contesto parlamentare, ma non ho tempo di dilungarmi su questo.
Guardate qua, inizio della statistica sanitaria italiana 1887, andamento dopo l'introduzione dei vettori, dopo l'identificazione dei vettori e delle leggi sul chinino di stato della morte per malaria. Questo è il disastro della prima guerra mondiale, per cui non ci sono più risorse da mettere lì, riparte tutto alla grande. Poi ulteriore organizzazione. Le bonifiche degli anni 20-30, no? Che riescono in qualche modo a ricontenere il fenomeno che torna a scendere. Andremo a vedere il ruolo della Seconda Guerra Mondiale e andremo a vederlo tra breve. Nel frattempo, verso la scoperta del parassita, prima il nostro Torti che stabilisce che rispetto alla risposta alla corteccia di China si possono distinguere le diverse febbri. Poi Laveran che trova il parassita nei globuli rossi. Celi e Marchiafava che danno un nome e completano gli studi di Laveran, danno un nome al parassita. Golgi che correla l'attacco febbrile alla rottura degli eritrociti. E ipotizza la presenza di molti diversi parassiti malarici. Ross, che dimostra che la malaria negli uccelli è trasmessa da zanzare, e Giovanni Battista Grassi, che stabilisce che soltanto Anopheles possono essere l'ospite intermedio, il vettore, e descrive i cicli di vivax, malaria e falciparum. Con purtroppo modesti risultati dal punto di vista del riconoscimento, non mi dilungo e lo meriterebbe sulle sulla personalità di Grassi, la meriterebbe davvero Giovan Battista Grassi una lezione solo su di lui, ma vabbè, insomma, diciamo che è stata una figura di grande importanza e che ha ricevuto meno considerazione di quanto avrebbe meritato, ma succede spesso, quindi è inutile stare a discettarci troppo sopra. Bene, questa è una rivista del Touring Club italiano, chiaramente interessato all'utilizzo dell'esanofele, dell'esanofelina, che era il prodotto giusto della Bisleri, ma che insomma era non il chinino di Stato, ma sempre comunque chinino. E questa è una ecco, che ritorna ancora una volta a San Giorgio e il Drago, non casualmente, con questa è la guerra che noi preferiamo, purtroppo ne ha preferite anche di un altro tipo, no? Cioè la campagna nazionale della malaria di Mussolini. Interessante il contributo di Falleroni e poi di Missiroli, no? Per cercare di capire meglio il mistero dell'enigma dell'anofelismo senza malaria, è la dimostrazione che ci sono almeno una serie di varietà diverse di Maculipennis riconoscibili in questi studi del 33 sulla base delle caratteristiche diverse delle uova. Queste sono Maculipennis, queste sono le uova diverse, queste in particolare sono quelle di labranchie che forse riusciamo a vedere meglio in quest'altra immagine qua, sempre tratta dai lavori di Missiroli, la labranchia e la 5, quella che è venuta più sfocata anche qui purtroppo, ma comunque le caratteristiche delle uova riescono a distinguere i vari membri della varietà, del complesso Maculipennis e quelli zoofili da quelli antropofilici che effettivamente ti danno il problema importante della malaria. Che Martini e Rodenwald, che avevano collaborato molto con gli italiani del gruppo romano, potessero rivelarsi quelli che si sono rivelati nel 1943, probabilmente i colleghi romani non se l'aspettavano, però quello che succede è che questi suggeriscono al comando tedesco di far saltare le pompe, di invertirne prima la direzione nell'Agro Pontino, fanno allagare l'Agro Pontino con l'intenzione specifica di creare le condizioni per un'epidemia di malaria che fermasse o limitasse l'avanzata di
degli alleati verso Roma. Vengono allagate più di 37.000 ettari di terreno e le pompe poi appunto vengono fatte saltare o portate in Germania, vengono sabotati anche i barconi che servivano per diserbare i canali, quindi proprio un'azione assolutamente mirata da questo punto di vista. Le cui conclusioni sono, le cui conseguenze sono queste. Questa è la malaria nell'aria nel 39, 40, 41, 42, 43 e 44. 54.000-55.000 casi accertati, un'epidemia che va avanti comunque in modo significativo per anni. In realtà sono stati più di 100.000 i casi, più di ipotizzati su 245.000 abitanti della zona. E nella metà dei casi con una coinfezione falciparum malaria, quindi una vera impennata della situazione. E però intanto la guerra volge alla fine, già nel 43 a Napoli c'è il primo esordio del DDT nel nostro paese per eradicare un'epidemia di tifo petecchiale. La gente viene cosparsa letteralmente di DDT a 73.000 persone al giorno, cioè gli americani da questo punto di vista erano in grado di essere fin troppo organizzati. E l'agro pontino viene cosparso di DDT dall'alto a partire dal giugno del 44, con aeroplani armati con strumenti adattati per la guerra utilizzando tossici, cosa che comunque, insomma, da una parte è stato buono che ce li avessero, dall'altra non era rassicurante sul fatto che, insomma, potessimo essere come paese anche irrorato con strumenti di distruzione di massa di ordine chimico. Questo è il piano Missiroli del 44, le quattro zone malariche in cui viene divisa l'Italia. I vettori presenti in Italia in quel momento sono la branchia, saccarovi e superquittus. Cosa succede? Che la branchia era il principale vettore nelle aree meridionali, Sicilia e Sardegna, dove però veniva trovata soltanto di sotto dei 1.000 metri. Che Saccarovi era quella che faceva il grosso del lavoro, ahimè, in pianura padana, no? E anche in aree costiere della Sardegna. Mentre nelle coste comunque settentrionali dell'Adriatico non c'era la branca. Superquittus aveva un ruolo secondario a ancillare, soprattutto in Italia centrale e in Sicilia. Mentre nelle parti più interne della pianura padana c'erano probabilmente soltanto specie minori nell'ambito della malcontentis. Questa è l'attuale diffusione delle Anopheles in Italia. Come vedete abbiamo ancora diverso superquittus in Calabria e Sicilia e diversa la branchia in Italia centrale e meridionale, mentre nel nord sono prevalentemente forme di malcontenti zoofiliche presenti. Questa l'ha già fatta vedere il collega Pavia prima e quindi non mi ci dilungo, sono i dati dell'azione con DDT di Missiroli fino all'ultima epidemia del 1956 in provincia di Palermo. Poi abbiamo avuto casi sporadici fino al 1962. Con un successo importante. In questa che è l'ultima diapositiva c'è la dichiarazione dell'Italia come fuori dalla malaria il 17/11/1970, esattamente 50 anni fa, e noi oggi siamo qui per questo. Vorrei sottolineare comunque come in contemporanea viene dichiarata la fine della malaria in Italia, in Olanda e negli Stati Uniti d'America. Uno non se lo aspetterebbe, ma noi abbiamo finito di essere considerati malarici, probabilmente dovevamo essere considerati molto prima in questa direzione, insieme agli Stati Uniti e all'Olanda. Ci sono ogni anno 200 milioni di nuovi casi e un eccesso di mortalità
di 430.000 persone, ancora oggi date da malaria nel mondo. Mi spiace, è capitato qualcosa a questa diapositiva, ma la rimetterò a posto per consegnarvela in modo definitivo. E comunque ci sono almeno una quarantina di paesi in cui i casi di malaria si sono veramente molto ridotti. Una speranza in una situazione in cui i cambiamenti climatici rischiano di addirittura invece aumentare la reale distribuzione di alcune anofele antropofiliche, ma auguriamoci di sì. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, professor Galli. L'applauso è complicato farlo da remoto, ma è assolutamente sentito. Mi scuso per i problemi di connessione che abbiamo avuto, però. No, mi scuso io, ma cosa vuole che le No, dica? Cioè, un po' diventa talvolta difficile, assolutamente. infatti ho anche un po' sforato nei tempi, mi No, non spiace. si preoccupi di quello, ma è per dire che comunque nel suo intervento abbiamo avuto dei picchi, abbiamo collegate quasi 450 persone. Per cui in questo un paio di persone che ogni tanto non si rendono conto della gestione del microfono e dell'audio, purtroppo ci può scappare, però il numero di adesioni che abbiamo avuto al suo intervento testimonia la qualità e l'interesse. Io chiedo se qualcheduno collegato vuol fare qualche domanda al professor Galli, può attivare il microfono, lo può fare via chat. Io la ringrazio perché devo dire, nonostante mi sporchi le mani con zanzare e malaria da 30 anni, c'erano alcuni aspetti che mi erano assolutamente sconosciuti e comunque l'excursus è stato meravigliosamente descrittivo negli aspetti sia storici che più squisitamente scientifici. Sì, lei ha già introdotto con la conclusione un aspetto sul futuro della gestione della malaria nel mondo e lo diciamo in un momento complicato perché attualmente abbiamo a che fare con la pandemia da Covid-19, ma se mi posso soltanto permettere una previsione perché si parla molto, no, di eradicazione della malaria, di controllo della malaria, di eliminazione. La sua visione rispetto al futuro della gestione del controllo dell'eventuale eradicazione della malaria, qual è? Ma ci sono esperti molto più esperti di me, lei probabilmente per primo in questo campo, e forse questa è una domanda che sarebbe molto corretto girare a Francesco Castelli e Andrea Crisanti se fosse collegato. Devo dire francamente che il mio timore è fondamentalmente che quello che ancora non è stato ottenuto in gran parte del mondo povero continui ad avere grandi difficoltà ad essere ottenuto per la mancanza di sufficienti risorse e di sufficiente impegno anche della collettività internazionale. E questa botta rappresentata dalla Covid, dalla pandemia da coronavirus SARS-2, chiaramente non è stato un elemento favorente, è stato un elemento di ulteriore, come vogliamo dire, no? Probabilmente rallentamento di molte delle iniziative che sistemi sanitari già deboli avrebbero dovuto poter ulteriormente implementare in varie aree del globo. Quindi non lo so, cioè mi piacerebbe molto fare, no, insomma, una dichiarazione di ottimismo da questo punto di vista. Diciamo che gli strumenti comunque cominciano a esserci. Sarebbe grande cosa riuscire ad arrivare, ma questa è un'altra vexata questione, ad un vaccino, ma quindi ci sono competenti, molto più competenti di me, ad avere la possibilità di darci delle indicazioni o delle valutazioni sull'effettivo stato dell'arte. E qui forse mi devo necessariamente fermare, ecco. Mi sembra che negli ultimi anni qualche segnale venisse appunto da qualche paese almeno. Potrebbe valere la pena almeno di cercare di liberare quelli nell'immediato. Grazie professore. Ci sono domande per il professor Galli? Sulla chat non ne vedo.
Io ricordo e chiedo anche al professor Galli, noi stiamo registrando questo evento, spero che nessuno, per poterlo poi rendere disponibile soprattutto ai nostri studenti e ai colleghi, quindi poi alcuni elementi li possiamo ritrovare. E se non ci sono domande, io ringrazio nuovamente davvero di cuore il professor Galli Sempre, per se necessario, per renderlo magari anche più leggibile, io posso rifare la prima parte che è stata quella un po' più tormentata da Io interruzioni varie, voglio dire. Questo nei prossimi giorni ci si può organizzare, giusto se lo volete, se volete una registrazione un pochino più, come dire, come il fu. la ringrazio ancora, professore, però è stata davvero molto molto chiara e molto descrittiva nonostante i disturbi esterni. E in realtà ci sarebbe l'intervento del professor Esposito, ma chiedo al professor Castelli di anticipare perché il professor Esposito parallelamente è a Bruxelles, sta facendo un intervento in questo momento, quindi ci ha chiesto di ritardare il suo intervento. Quindi io nel ringraziare anche il professor Castelli, non sto adesso a introdurlo perché il professor Castelli mi pone qualche problema perché ha tutta una serie di titoli, per cui la faccio molto breve. È un carissimo collega, è un amico dell'Italia Malaria Network, dell'Università di Brescia. A lui avevamo chiesto, diciamo, qualcosa che riferisse al vaccino, perché appunto il professor Galli l'ha introdotto in qualche modo. Un vaccino realmente efficace per la malaria non c'è. E in questo momento, che seppur per altra pandemia si sta parlando tantissimo di vaccini, negli ultimi giorni stiamo subissati da elementi di ottimismo in realtà riguardante il vaccino per il Covid-19. La storia della malaria che abbiamo visto come meravigliosamente descritto dal professor Galli, una storia millenaria, in realtà un vaccino ancora non ce l'abbiamo. Quindi passo la parola al professor Castelli. Grazie ancora, Francesco, anche a te di essere presente in questa giornata celebrativa. Mi sentite? Molto bene. Molto bene. Allora vedo se riesco a condividere. Nel frattempo richiamo tutti quanti appunto a un comportamento corretto e ossequioso dei nostri relatori. Riuscite a vedere? Vediamo bene, grazie. Perfetto. Intanto grazie a Guido Favia per l'invito. Io cercherò di dirvi quello che so, non posso essere certo considerato un esperto, ringrazio Massimo Galli che mi ha definito come tale, ecco, sono soltanto un po' un cultore della materia. Intanto mi scuso con Massimo se forse io ho contribuito ai suoi disturbi, diciamo, di audio prima perché non riuscivo a connettermi, può darsi che abbia in qualche modo contribuito al disagio che ha sentito prima e me ne scuso. Allora, io ho cambiato un po' il titolo e l'ho chiamata La lunga strada per il vaccino malarico, perché proprio di una strada lunga si tratta, come Guido Favia ha giustamente ricordato. È una strada lunga che è tutt'altro che terminata, la strada da fare è ancora tanta. Io mi sono collegato tardi, non so se tutti questi dati voi li avete già discussi e presentati, comunque sostanzialmente questi sono i numeri che ci dà il World Malaria Report, quello del 2020 è in uscita adesso, che ci danno un quadro di parziale riduzione del numero dei casi per regione, soprattutto ovviamente è l'Africa, parziale riduzione che però dal 2014 ha avuto una certa quella riduzione nella tendenza al ribasso. Infatti, se vedete anche soltanto in Africa, questo grafico ci fa vedere che il tasso di incidenza sulla popolazione, che era così in dolce discesa fino al 2014, sostanzialmente si è arrestato. E questo certamente non ci fa pensare bene, anche se i numeri di casi che abbiamo oggi nel mondo sono fortunatamente molto meno di quelli che c'erano quando io ho incominciato ad occuparmi di queste cose quando sostanzialmente ero giovane e mi sono laureato. La stessa cosa anche per le morti, anche se effettivamente il numero di morti è in diminuzione e è in diminuzione soprattutto il numero dei morti nei bambini. Questo è certamente un qualcosa che ci fa piacere.
ci fa piacere perché significa che quello che si sta facendo, parlo delle zanzariere, parlo degli insetticidi long lasting, parlo della diagnosi precoce, parlo anche dei trattamenti con i preparati a base di artemisinina, a cui anche ha fatto riferimento prima il professor Gabbia, che qualcosa sicuramente sta facendo, e il numero delle morti in termini di numero su popolazione mantiene una certa quale tendenza alla diminuzione. Diminuzione che però è in qualche modo troppo lenta per poter raggiungere gli obiettivi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è data nel 2015, che in qualche modo sono entrati anche a far parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolar modo l'obiettivo numero 3 e il sottobiettivo 3.3. Ecco, siamo nel 2020, 17 novembre. Avremmo dovuto ridurre la mortalità per malaria del 40% e anche l'incidenza per malaria del 40%. Non ci siamo riusciti e la tendenza che noi abbiamo nella riduzione di questi due parametri, di morbilità e di mortalità, ci fanno prevedere che anche gli obiettivi, le cosiddette milestones previste per il 2025 e per il 2030, rischiano di non essere raggiunti. Infatti, se noi vediamo quello che è il nostro futuro, abbiamo un'ipotesi che è quella azzurra in mezzo che ci porta a un valore che è intermedio tra quello che vorremmo, e cioè il raggiungimento dell'obiettivo indicato dalla linea verde, e quello che sarebbe, speriamo che non avvenga mai, il worst case scenario, che è quello di una ripresa diciamo così, del numero dei casi e del numero delle morti. Prima Massimo Galli parlava di cambi climatici, parlava di riconquista di territori da parte di anofele infette, e questo è effettivamente qualcosa che preoccupa e che certamente al momento attuale deve essere scongiurato. Tenete presente che anche per quanto riguarda la grande mobilità delle popolazioni che possono essere portatori di parassiti, questo è un altro elemento che potrebbe perpetuare l'epidemiologia della malaria anche in territori che sono stati liberati e perpetuare anche in qualche modo rendere più difficile la lotta contro questa infezione parassitaria. Abbiamo tutti degli ostacoli per l'eliminazione della malaria, abbiamo tutte cose che le persone che mi stanno ascoltando conoscono certamente molto bene, abbiamo il problema della resistenza dei farmaci, dei parassiti ai farmaci. Sappiamo che anche i composti a base di artemisinina in alcune aree del mondo, per fortuna non in larga misura in Africa, ma parlo del sud-est asiatico, incominciano a mostrare qualche debolezza. Abbiamo la resistenza del vettore agli insetticidi. Io non sono certo un entomologo, non posso commentare di più questo. Abbiamo la mobilità del vettore, ma soprattutto umana. Quanto più popolazioni si spostano, quanto più migrazione esiste, quanto più portatori di parassiti escono dalle zone di endemia, ecco che quanto più si rende difficile, o meglio, quanto più si rende facile, diciamo così, verificarsi ancora di casi anche al di fuori delle aree. La nostra capacità diagnostica, per chi conosce un po' i contesti rurali dell'Africa, è ancora in qualche modo subottimale. E abbiamo una priorità internazionale, che prima è stata menzionata ancora dal professor Galli, che non è ancora soddisfacente per quello che dovrebbe, e io aggiungo anche potrebbe essere. Tutti questi elementi, e probabilmente altri ancora, ci fanno pensare che le armi che oggi abbiamo, seppur molto migliori di quelle che avevamo in passato, forse non bastino per eliminare e eradicare, che è un concetto evidentemente diverso, l'infezione malaria. E per questo, ovviamente, i vaccini potrebbero essere una soluzione ideale per la malaria, come per anche molte altre patologie infettive.
E questo, in effetti, è uno dei pilastri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede, ipotizza. Il primo pilastro parla di prevenzione della malaria e ovviamente anche i vaccini fanno parte di questo, di questa strategia. Parlavo prima di bassa priorità. Ecco, questi sono i finanziamenti che sono stati resi disponibili per la lotta contro l'infezione malarica. In verde i farmaci, in azzurro la ricerca di base, in violetto i vaccini e poi vedete tutto il resto. Vaccini sono, come vedete, ricevono una quantità di fondi che è probabilmente largamente sottostimata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità direbbe che per la ricerca contro i vaccini, per la ricerca per identificare vaccini contro la malaria, richiederebbe addirittura oltre 700 milioni di dollari americani ogni anno per poter arrivare alla messa a punto di molecole, alla realizzazione di trial, eccetera, eccetera. Quindi c'è un sottofinanziamento cronico, costante nell'ultimo decennio, che ci fa purtroppo ritardare quella che potrebbe essere una delle maggiori conquiste dell'umanità. Certo, il vaccino antimalarico è difficile, è probabilmente una delle sfide maggiori che la vaccinologia deve affrontare, che abbia mai affrontato e che deve affrontare. E perché questo? Perché noi siamo di fronte a una patologia diversa, abbiamo cinque specie malariche di interesse umano, ovviamente considerando anche le zoonosi. Abbiamo una infezione che evolve per fasi, abbiamo gli sporozoiti, abbiamo gli schizoiti, abbiamo i neurozoiti, abbiamo i trofozoiti, abbiamo dei parassiti intracellulari e questo è effettivamente un altro problema. Abbiamo un'immunità antimalarica che anche nell'infezione naturale è complicata, è complicatissima. Non dà un'immunità sterilizzante, o perlomeno ad oggi non esistono, diciamo così, indicazioni che la possa dare. Peraltro è evidentemente evidenza comune di poter vedere persone che abbiano più attacchi malarici nel corso della propria vita. Abbiamo diversi cloni, abbiamo anche una difficoltà nel portare avanti studi vaccinali perché è difficile definire gli endpoints, quando una malaria esiste, quando ci sono i parassiti nel sangue, quando ci sono degli eccessi clinici. Abbiamo inoltre un'espressività dell'infezione che è molto diversa nell'età giovanile, nell'età infantile, nell'età adulta. Abbiamo il problema molto pratico di integrare questi vaccini nella scheduler vaccinale dell'EPI, che sta per Expanded Program on Immunization, cioè tetano per tosse, morbillo, polio, insomma i normali vaccini che vengono fatti all'interno della scheduler vaccinale infantile in Italia, ma anche nei paesi interessati dall'endemia malaria. Insomma, lo studio di un vaccino antimalarico è estremamente, estremamente complesso. E io non sono un immunologo, però certamente questo vi dà l'idea molto pallida di quella che è la complessità dell'immunità antimalarica, che parte dall'immunità innata, ma che ha componenti io vedo qualcosa, annotare il contenuto condiviso, non capisco bene cosa io debba fare, ha elementi di immunità adattativa, abbiamo componenti evidentemente di immunità umorale, insomma è estremamente complicato riuscire a identificare qual è il componente che ci possa portare ad un effetto protettivo nella pratica clinica. E questo è certamente uno dei principali ostacoli che i vaccinologi si sono trovati ad affrontare. E sono trovati ad affrontare da tanto tempo. Noi abbiamo detto che abbiamo eradicato ufficialmente la malaria nel 1970 e sono proprio degli anni 70 i primi trial vaccinali che erano stati fatti con degli sporozoiti
attenuati con le radiazioni. Questi erano esperimenti fatti dalla coppia Nussbaum a metà degli anni 70. E poi è arrivato, sembrava, ha dato grande speranza, il vaccino che era detto vaccino Pacaroilo, dal nome dello scienziato colombiano che lo aveva ipotizzato, quello che veniva chiamato SPF 66. E poi sono arrivati gli anni 90 e i primi anni 2000, quando qualche speranza ci è stata data dal vaccino con questo nome un po' strano che chiamiamo RTS-S. Allora, il vaccino Patarroio aveva inizialmente dato delle speranze e qualche trial, in questo caso nei bambini nella Tanzania meridionale, aveva effettivamente lasciato ipotizzare che il vaccino potesse dare una parziale immunità di durata limitata in alcuni bambini che vaccinati erano stati più a lungo senza episodi di malaria clinica nelle settimane successive. Purtroppo questi iniziali risultati non sono poi stati confermati e quando è stato fatto lo stesso studio in Gambia, pochi anni dopo, ecco che il tasso di incidenza degli episodi clinici di malaria nei bambini, parlo sempre di bambini perché evidentemente il focus iniziale era Sì. su. Ecco. Chiudete i microfoni, chiudete i microfoni per favore. Scusami, Francesco. È No, niente, niente. nella fisiologia del sistema, purtroppo. No, certo, ma non. Ecco, dicevo, mi ho dimenticato di dire che evidentemente i vaccini sono stati focalizzati da subito, ma anche adesso devo dire, contro Plasmodium falciparum e in età infantile, perché per motivi, Plasmodium falciparum e età infantile sono un binomio che, diciamo, che porta al maggior numero di morti. Quindi è evidente che la priorità è stata data a questa fascia di età e a questa specie plasmodiale. Ecco, dicevo, per il vaccino di Patarroio i trial successivi non hanno poi mostrato un'incidenza, questo è lo studio che è stato capitanato da Umberto D'Alessandro in Gambia, e anche questo secondo trial che è stato fatto versus vaccino dell'epatite B, in questo caso in Thailandia e sempre nei bambini, purtroppo ha dato dei risultati in qualche modo deludenti. Ecco, il vaccino Patarroio era fatto sempre su componenti antigeniche dello sporozoita con qualche elemento anche di forme. Bene, poi inizia l'era successiva e l'era successiva si rivolge a ipotizzare vaccini che possano essere contro lo stadio pre-eritrocitario, contro lo stadio delle forme ematiche asessuali, e anche un vaccino cosiddetto altruista in qualche modo che porti a bloccare la trasmissione dell'infezione. Quindi il primo, i vaccini pre-eritrocitari per impedire in qualche modo l'infezione, i vaccini contro gli stadi ematici per impedire la malattia e i vaccini contro gli stadi sessuali per impedire la trasmissione. Ecco, soltanto questo vi fa capire com'è complicato, diciamo così, avere un vaccino a tutto tondo che risolva tutte le esigenze. Per quanto riguarda gli stadi pre-eritrocitari, ecco, naturalmente gli stadi pre-eritrocitari sono lo sporozoite e sono le forme epatiche, con l'obiettivo di elicitare una risposta anticorpale per bloccare l'infezione e una risposta T-cellulare per cercare di interferire di uccidere gli epatociti infetti dalle forme pre-eritrocitarie. E questa è una strategia, diciamo, che è finalizzata a impedire poi il successivo rilascio in circolo di forme che possono causare la malattia. E il primo di questi è stato questo RTSS. Si chiama così con questo nome un po' strano perché viene prodotto a partire dalla proteina circumsporozoitica,
precisamente da una frazione che viene detta repeat, R, una frazione che fornisce epitopi per le cellule T, quindi T, poi a queste viene adeso l'antigene di superficie dell'epatite B come carrier, la prima S, e poi viene fuso un secondo elemento di antigene di superficie dell'epatite C, quindi la seconda S. RTSS è il nome di questo complesso antigenico. Quello che vedete dopo, AS01E, è semplicemente l'adiuvante che si è rivelato il migliore per indurre una risposta immunologica particolarmente vivace. Sono stati provati tanti, l'AS01E è stato quello che ha dato i migliori risultati. Bene, e lì è stato il primo vaccino che in qualche modo ci ha scaldato il cuore. Mosquirix è il suo nome. Anche lì si sono iniziate i primi trial all'inizio di questo secolo e sono stati fatti ancora una volta nei bambini, evidentemente, e ancora una volta in Africa, in questo caso in Mozambico. E i primi risultati, vaccinando bambini da 1 a 4 anni, avevano dato una efficacia nei confronti della malaria clinica, che lì era stato difficile poi identificare i criteri per definire la malaria clinica, del 35% e di quasi il 50% per quanto riguarda la malaria grave. Quindi questo certamente è lontano dall'efficacia dei vaccini che noi conosciamo, però aveva dato qualche speranza di poter ridurre la mortalità e soprattutto la mortalità infantile. Ricordo bambini da 1 a 4 anni, questo non è irrilevante perché vedremo dopo ha una sua importanza. A seguito di questi sono stati fatti ovviamente altri studi anche in bambini più piccoli da 8 a 16 settimane. E anche in questo caso una certa quale efficacia sull'infezione, sulla malaria clinica, infezione naturalmente verificata sulla base della comparsa o meno della parassitemia, di un certo rilievo. Ripeto, lontano da quello che per noi è uno standard ottimale, ma comunque in qualche modo significativo. Perché sono stati vaccinati i bambini di 8-16 settimane? Perché i bambini di 8-16 settimane sono quelli che sono eleggibili anche per le altre vaccinazioni dell'infanzia, che come sapete nei paesi a risorse limitate sono molto anticipate rispetto alla schedula vaccinale che abbiamo in Italia. Si parla di 6, poi di 10, poi di 14 settimane per listerite, tetano, pertosse e polio, e poi 9 mesi per il morbillo e così via. Quindi si è voluto vedere se dando vaccino anche così precocemente, parlo di antimalarico, sarebbe potuto avere un'efficacia, perché in tal caso avremmo potuto usare lo stesso contatto che io ho con, con il bimbo che viene a vaccinarsi tra difterite, tetano, pertosse, ad esempio, nello stesso momento, perché uno dei problemi è anche quello della compliance al ritorno molte volte di bambini, penso soprattutto alle aree. E questo effettivamente è stato ottenuto. È stato ottenuto sempre nelle modalità che vi dicevo prima, quindi una efficacia vaccinale intorno al 40-50%. Bene, sulla base di tutti questi studi che sono stati tutti fatti in fase 2, sono state fatte anche delle meta-analisi di tutti gli studi. Si sono messi insieme tutti i dati e si sono analizzati. E questo è stata un po' la prima doccia fredda, perché si è visto che la durata di questa protezione, vuoi per la malaria clinica, vuoi per l'infezione, era limitata. Limitata, qui si parla di 3 anni. E tra l'altro, cosa abbastanza disturbante, l'efficacia era maggiore nelle aree a minore intensità rispetto alle aree a maggiore intensità di trasmissione. Questo è stato il background qualche anno fa, per cui si sono impostati degli studi molto più ampi. Parliamo di migliaia di bambini sottoposti a trial vaccinale
ed è stato il primo grande trial di fase 3 condotto in numerosi centri africani, che vedete qui illustrati in queste diapositive. Quando parlo di grande dimensione, parlo di circa 15.000 bambini, alcuni di età più piccola, 6-12 settimane per i motivi di cui si parlava prima, altri un po' più grandicelli. E questo studio prevedeva la somministrazione dell'RTSS in un ciclo primario di 3 dosi. E i centri erano stati scelti, quegli 11 centri che vedete, sia sulla base della loro competenza e capacità di realizzare studi clinici, ma anche sul fatto che rappresentavano aree con differenti livelli di intensità di trasmissione, proprio per vedere alla fine quale sarebbe stato il risultato. Ed ecco il risultato. Il risultato è stato, per quanto riguarda la malaria clinica, un'efficacia complessiva in questa meta-analisi del 45% nei bambini a CD5-17 mesi a distanza di 18 mesi dopo la vaccinazione. Dopo il ciclo primario, aspetto 18 mesi, verifico l'efficacia 45%. Se vado, e questo nei bambini dai 5-17 mesi, se vado nei bambini più piccoli, ahimè, questa efficacia è invece inferiore, raggiunge poco più di un quarto, il 27%, in termini di protezione contro la malaria clinica. Poco soddisfacente. Si è dunque pensato di inserire un booster. Inserire un booster dopo il ciclo primario, quindi sono stati ripresi gli stessi bambini e a questi è stata somministrato un booster, in questo caso è simboleggiato dalla stellina rossa, e come comparatori in un gruppo è stato dato il vaccino contro la meningite al posto del booster antimalarico o il vaccino dell'AIDS, per vedere se questa immunità potesse andare più avanti. Si è aspettato ancora 4 anni. E questi sono i risultati. Questi vi danno i risultati dei bambini da 5 a 17 mesi dopo 4 anni di follow-up. E sulla sinistra della diapositiva vedete in alto a sinistra la malaria, protezione contro la malaria clinica, quadro A, e contro la malaria severa, quadro C, nei bambini che non avevano ricevuto il booster per malaria, ma il vaccino antimeningococcico. Sulla parte destra della diapositiva, gli stessi in poi malaria clinica o malaria severa in chi aveva ricevuto il booster. Quali i risultati? Allora, dopo 4 anni, chi aveva ricevuto il booster aveva ancora una protezione del 36% contro la malaria clinica, poco più di chi aveva fatto solo il ciclo primario. E per quanto riguarda la malaria grave, avevamo un 32% per quanto riguarda la malaria clinica e praticamente contro uno zero di chi aveva fatto solo il ciclo primario. Quindi sostanzialmente ancora un risultato che possiamo apprezzare, ma certo non ci porta probabilmente alla eradicazione della malaria. E questi sono i bambini a 5-17 mesi. Se rifacciamo lo stesso esercizio con i bambini piccoli, che ripeto sarebbero quelli più interessanti in qualche modo perché potremmo sfruttare il calendario vaccinale, i valori sono purtroppo ancora inferiori, bassi per quanto riguarda la malaria clinica, parlo sempre a distanza di 48 mesi, qui c'è un refuso, c'è scritto 38, ma in realtà sono 40, e praticamente nulla per i bambini piccoli, sia con il booster, sia senza il booster, nei confronti della malaria grave. Quindi sostanzialmente abbiamo oggi un vaccino che è stato approvato da EMA, che però vede una efficacia modesta, lievemente maggiore in chi è vaccinato in un'età un po' più avanzata, ma con un rapido decremento dell'efficacia protettiva in chi è stato vaccinato nelle prime settimane.
Nonostante ciò, per verificare in pratica quello che avveniva, l'EMA ha approvato, ma l'ha approvato con una condizione, e la condizione è stata quella di fare una cosiddetta implementation phase. In altri termini, questo stesso vaccino è stato reso disponibile a tre paesi, Ghana, Kenya e Malawi. Questi tre paesi dovevano vaccinare circa 360.000 bambini con una schedula vaccinale di 4 dosi, la prima della quale iniziare dopo il quinto mese di vita, e il quinto mese di vita è dovuto al fatto che soltanto i bambini dal quinto mese in poi avevano mostrato una seppur subottimale efficacia, e dare la quarta dose intorno al secondo anno. Ecco, questo è stato così proposto e approvato nel 2017. Nella pratica, nella realtà, tutto è nato nel 2019. Quindi nel 2019 questa implementation phase è stata iniziata nei tre paesi di cui vi ho parlato prima, quindi Malawi, Kenya e Ghana. Allora, questo implementation fail ha anche suscitato qualche critica perché è stato tra l'altro anche registrato come trial, perché non tutti i bambini nelle aree selezionate di questi tre paesi ricevevano il vaccino. Sono randomizzati alcuni gruppi a riceverli ed altri gruppi a non riceverli. Quindi naturalmente questo ha creato anche un po' di problematiche di natura etica. Ma alla fine i governi, l'OMS, l'EMA, hanno ritenuto che il consenso alla vaccinazione fosse in qualche modo anche un consenso a partecipare a questo che è una fase di realizzazione sul terreno, ma che è anche registrato come trial clinico di larga scala. Allora, tutto questo pone un primo problema importante, a parte la bassa efficacia. Un primo problema importante è che ci sono indicazioni che tutti gli interventi non vaccinali che sono oggi in essere, penso soprattutto alle zanzariere impregnate, ritardino nei bambini la comparsa della malaria clinica e delle morti per malaria. Se 20 anni fa questo era, non possiamo mai dire esclusivamente, ma molto concentrato nei primi anni di vita, ci sono dati che dicono che questa morbidità e mortalità per malaria in alcuni paesi, in questo caso il Kenya, in realtà si distribuisce su una fascia d'età molto più lunga, che supera di gran lunga il quarto, quinto anno di vita. Allora, il primo problema è dire, allora, se noi vacciniamo i bambini precocemente, mettiamo al quinto mese. Ecco, e se sappiamo che l'efficacia di questo vaccino è limitata in termini di tempo, e se sappiamo che la malaria oggi può dare danno per tutti gli altri interventi anche dopo il quinto o sesto anno di vita, non è che noi vacciniamo una popolazione che quando poi ne avrà anche bisogno non sarà più coperta? E questo è effettivamente un qualcosa su cui ci si sta interrogando, per cui oggi la vaccinazione, anche nelle fasi di implementazione, anche nelle aree che sono evidentemente sottoposte a questo trial, non può prescindere da tutti gli altri interventi, perché il rischio è che quando la malaria arriva, ai 6 anni, l'efficacia di un'eventuale vaccinazione fatta quando uno aveva 5 mesi, 1 anno, 2 anni, non sia più sufficiente. E questo è lo stato del vaccino RTSS, in attesa dei risultati. Ma gli stadi preeritrociti non si limitano a questo. Ci sono altri studi su antigeni, su proposte vaccinali basate su peptidi, oppure basate ancora su sporozoiti interi. E molto brevemente vi dirò qualcosa su questo. Quelli basati su peptidi hanno evidentemente molti vantaggi, si possono produrre su larga scala, sono facili da conservare e poi c'è un basso rischio di reazioni allergiche. E il
più promettente di questi vaccini basati su peptidi è quella che viene chiamata l'R21, che non è molto diverso da quello l'RTSS. Rispetto all'RTSS non ha la seconda molecola antigenica dell'HBsAg e di conseguenza proporzionalmente la componente antisporozoite su tutta la molecola è maggiore. E questo potrebbe consentirci di vaccinare ottenendo gli stessi risultati, ma con dosi minore di antigeni, il che non è male. Ed effettivamente, adesso non voglio entrare in tutti questi risultati, si è rivelato in termini di capacità immunogenica altrettanto valido dell'RTSS, sempre sapendo che noi non conosciamo ancora qual è il determinante della protezione, in questo caso valutata i titoli anticorpali contro la molecola NANP. E l'altra cosa positiva è che sono iniziati i primi studi clinici, che per adesso sono di fase 1, uno fatto nel Regno Unito, su volontari, l'altro fatto in Burkina Faso. Vedete, sono numeri ancora estremamente modesti. Quello che ci dicono questi trial clinici sono che l'immunogenicità che si può raggiungere con dosi che sono un quinto in termini di antigene RTS, sono molto inferiori, sono un quinto, che abbiamo dei titoli comunque alti e che almeno fino a 4 settimane, che vuol dire poco, questi titoli raggiungono un plateau e poi continuano. È in corso un trial di fase 2 in Burkina Faso, non abbiamo ancora i risultati, vediamo se almeno l'R21 riesce a replicare l'RTSS, però offrendo il vantaggio di essere più facilmente producibile e con un dosaggio antigenico molto minore. Sono stati tentati anche sempre sugli antigeni pre-retrocitari alcuni modelli di combinazione, in questo caso utilizzando sempre sullo sporozoite una fusione tra la CSP e il TRAP, quindi mettendo insieme due antigeni presenti sulla superficie dello sporozoite, e questi sono qualcosa che è la frontiera per quanto riguarda i vaccini pre-retrocitari, sempre con lo scopo di impedire, se possibile, l'infezione. E poi ci sono i vaccini basati sugli sporozoiti interni, che sono questi tre. Dirò qualcosa su quelli attenuati con le radiazioni e quelli attenuati con agenti chimici, notando che i primi studi del 1970 erano in pratica fatti su sporozoiti attenuati, quindi sembra quasi un tornare indietro. Comunque il primo di questi, questi vaccini, sono tutti nomi un po' impronunciabili, però diciamo sporozoiti attenuati con le radiazioni, sono stati resi disponibili, sono da qualche anno in sperimentazione, sono purificati, possono essere mantenuti nella catena del freddo, si utilizzano sporozoiti che sono metabolicamente attivi e non replicanti, ma hanno un problema. Il problema è che devono essere somministrati per via endovenosa. E quando parliamo di vaccinazioni di massa, la somministrazione per via endovenosa è chiaramente è un problema. Detto questo, questi vaccini interi basati su sporozoiti attenuati con le radiazioni hanno dato risultati buoni, sebbene su numeri che vedete sono sempre estremamente modesti. Protezione buona, guardiamo qui 100% di 6 vaccinati che ricevono una dose per 10 alla quinta per 5 volte, con anche una buona risposta umorale in termini di titolo anticorpale e anche una buona risposta CT cellulare in termini di cellule CD4 e CD8. Però certamente non può essere una... E tra l'altro anche fatto in vivo, scusate, questo me l'ero dimenticata, anche in Mali, questi recenti studi anche pubblicati bene sull'Lancet Infectious Diseases, in stagione malarica,
hanno dei risultati di questo tipo, perché poi il problema del vaccino e della sua scarsa durata ha anche a che vedere con la periodicità e la stagionalità della malaria, per cui si rischia quasi che se si sbaglia la tempistica di vaccinazione, diciamo, serve a poco. Questi studi sono interessanti sotto profilo accademico, ma certamente la loro protezione è ancora sottottimale. Dicevo prima che la vaccinazione di massa con somministrazione endovenosa, e poi il fatto che richiedendo una catena del freddo poderosa, addirittura azoto liquido, voi capite bene che questo servirà come prova di concetto, ma certo non come strumento utile sulla vaccinazione di massa. Il secondo elemento sono gli sporidriti attenuati con agenti chemioterapici, in questo caso con la clorochina. Uno somministra il merozoite, somministra la clorochina, non ha la malaria, non ha l'infezione perché c'è la clorochina, ovviamente si tratta di ceppi sensibili, ma si spera in una stimolazione antigenica. Anche questo è un approccio interessante, che sempre su pochi elementi e su pochi numeri apparentemente dà delle protezioni discrete, però certamente voi capite bene che offre qualche problema anche di rischio. Per quanto riguarda il secondo, molto più rapido adesso, i fasi asessuate ematiche, parliamo di merozoiti, parliamo di antigene MST2 e MSP3, cioè le merozoite surface proteins. Qualche risultato positivo c'è stato, questi sono studi di fase 2 oramai di qualche anno o solo, ma quello che è più interessante oggi è questo studio sul GARP. GARP, che è uno degli antigeni che viene espresso sulla superficie dei globuli rossi infetti, e questo è un qualcosa che ha una maggiore, diciamo così, forse visione futura come sviluppo, anche perché questo anticorpi anti-GARP hanno probabilmente un'azione anche nello stimolare apoptosi e morte cellulare programmata del globulo rosso infetto. Anche qui siamo un po' agli albori, sappiamo che chi ha cimentando con antisieri sia nell'uomo che nel topo abbiamo una diminuzione, anzi in questo caso un azzeramento degli eritrociti infetti dai trofozoiti. Questo è stato pubblicato quest'anno su Nature, quindi sicuramente un effetto protettivo, se si riesce poi a capire come sintetizzarlo, come somministrarlo, questi anticorpi anti-GARP potrebbero essere estremamente utili. E tra l'altro, vaccinando anche dei primati, si ottengono ottimi titoli anticorpali anti-GARP e una non assoluta protezione, ma certamente una riduzione importante della parassitemia conseguente in chi è stato vaccinato rispetto ai primati. Un'ultima strategia è quella invece di non basarsi su un unico antigene, ma di basarsi su una miscela. Questo è un qualcosa che molti stanno pensando, e quindi dare al posto dell'uno o dell'altro degli antigeni come preparato vaccinale, darne di tutti un po'. Però anche questo purtroppo è un qualcosa che richiederebbe molti maggiori investimenti per essere studiato. Finisco con i cosiddetti vaccini che bloccano la trasmissione. Questo è basato, non ritorno, parlo a malariologi, quindi evidentemente non ripeto concetti sul ciclo, ma sostanzialmente questi dovrebbero indurre anticorpi che impediscono o la fase di pre-fertilizzazione o di post-fertilizzazione, addirittura nella zanzara che avesse assunto sangue contenenti questi anticorpi. Di questa la molecola più promettente questo PFS25, dove effettivamente l'attività di riduzione della trasmissione dei sieri immuni, come vedete questi due grafici sottostanti, è particolarmente importante. Bene, in questi casi i vaccini ovviamente non servirebbero a proteggere i soggetti individualmente, ma il soggetto
come parte di una collettività. Questo dice sostanzialmente la stessa cosa, quindi non sto a ripetere, anche perché non vorrei aver abusato troppo del vostro tempo, ma finisco solo con una considerazione, che finora io ho cercato così di presentarvi un po' lo stato dell'arte dei vaccini antifalciparum. Non dimentichiamoci che ci sono tutte le altre specie e soprattutto il Vivax, che probabilmente ai fini dell'eradicazione della malaria nel lungo termine sarà forse un nemico ancora più difficile da sconfiggere e da vincere per la ovvia considerazione delle fasi epatiche latenti. E anche perché il Vivax, che viene sempre considerato come patologia benigna, un certo qual numero di morti le dà. Lo si vede soprattutto nel sud-est asiatico. Esistono studi su questo, esistono dei preparati vaccinali contro il Vivax basati su vaccini a subunità, ovviamente testati soprattutto nel sud-est asiatico, sul continente indiano per ovvi motivi, che sono per adesso almeno riusciti a dimostrarsi immunogeni anche a distanza di tempo rispetto al ciclo primario, certamente non lungo perché parliamo di 6 mesi, ma di una certa durata. E questo sembra essere dovuto soprattutto a questa componente monoclonale di B9 che sembra essere l'elemento principale di questo vaccino, che tra l'altro questo DB9 sembra essere anche trasversale e in qualche modo indipendente dal ceppo, perché ovviamente anche il Vivax ha differenti ceppi. Quindi è una strada di ricerca che si sta aprendo, non se ne sa molto, ovviamente siamo ben lontani dagli studi di fase 2 e da quell'enorme studio di fase 3 dell'RTSS, ma sostanzialmente la strada del vaccino antimalarico è una strada che è ancora lunga, io non la vedo immediata, e prima di finire ringrazio Natalia Gregori che mi ha aiutato a mettere insieme queste diapositive per voi. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Francesco, anche a fare l'applauso è virtuale in remoto, ma davvero grazie, perché anche la tua visione, come quella precedente, è stata una visione larga, trasversale, a tutto tondo. Hai fatto il punto molto precisamente dello stato dell'arte, e ripeto, in questo momento in cui si parla tanto di vaccini, l'idea che noi siamo riusciti a eradicare la malaria che senza un vaccino forse dà qualche elemento di, non dico di speranza, ma quantomeno di ragionamento. E no, anche a te faccio una domanda che può sembrare oziosa, ma è soprattutto a favore dei nostri studenti. In realtà è la stessa domanda che ha fatto il professor Galli. Dato il fatto che anche tu giustamente dici che la strada per il vaccino probabilmente è ancora abbastanza lunga, e data la tua esperienza in un paese, soprattutto ricordo che tu collabori molto con il Ghana, che è uno di quei paesi che sta forse facendo meglio in Africa subsahariana, qual è la prospettiva nella lotta alla malaria, soprattutto nei paesi di iperendemia o comunque di elevata endemia? Ma allora, intanto, se noi riuscissimo a mettere in atto tutto quello che abbiamo adesso, e parlo di zanzariere impregnate, parlo di insetticidi a lunga durata, di diagnosi precoce, di disponibilità ai test diagnostici, di trattamento con i prodotti in combinazione dell'artemisinina, di evitare, e questa è una piaga, l'uso dei farmaci contraffatti, ecco, questo già ci ha dimostrato che ci può essere un'efficacia. Pensa che quando io iniziavo neolaureato si parlava di 1,5 milioni di morti per malaria al mondo, su una popolazione che era la metà mondiale di quella che è adesso. Adesso si parla di 400.000 morti, con una popolazione che è raddoppiata. Quindi indubbiamente della strada si è fatta. Io penso anche però che il vaccino rimarrà un momento cruciale. Però per il vaccino, come per tutte le cose che sono così grandi da fare, non deve essere una ricerca di nicchia,
deve essere una ricerca ben più finanziata di quello che è attualmente, la ricerca antimalarica in generale, vorrei dire, ma per il vaccino in particolare. Io sono ottimista per il futuro, ho 62 anni, non so se farò in tempo a vedere l'eliminazione della malaria, tantomeno l'eradicazione, però spero almeno di vedere che questo trend in discesa continui. Diceva Massimo Gallo prima che SARS-CoV-2 ha dato una botta a tutto, in particolare a queste che già non era una priorità mondiale prima, rischia di diventare ancora una priorità più bassa nella lista dei pensieri dei policy makers e dei founders. Però insomma la mia visione, la visione dell'ottimismo, ci sono tanti studenti qua, saranno loro che prenderanno poi anche la passione di portare avanti questa lotta e questa ricerca. Una delle piaghe da combattere però è certamente il mercato dei farmaci contraffatti. Nel momento in cui ci sono i farmaci contraffatti, ecco che poi i risultati in termini di mortalità, di resistenza sono devastanti. Quindi è una lotta che devono giocare i ricercatori, gli scienziati, ma certamente anche i policy maker e i politici. Grazie mille Francesco, grazie, grazie davvero e grazie anche per l'induzione di un pensiero ai nostri studenti di poter partecipare, a qualcuno dei nostri studenti poter partecipare a un processo di futuro di eradicazione della malaria. Allora, io invito adesso il dottor Tony Nolan che è della Liverpool School di Medicina Tropicale. L'invito di Tony è un invito, diciamo, che ha una valenza molteplice. Innanzitutto è un amico, ma questo è il meno, diciamo, al momento. E perché Tony Nolan ha partecipato ad attività di ricerche sulla malaria da anni e ha collaborato e continua a collaborare con il professor Chisanti, che è stato menzionato prima. E Tony ha lavorato quindi a Roma, a quello che oggi è Dipartimento di Sanità Pubblica, ma che era l'Istituto di Parassitologia, che appunto era un po' il cuore pulsante della scuola malariologica italiana, e poi appunto ha lavorato e continua a lavorare in Inghilterra, prima all'Imperial College, adesso alla Liverpool School, e quindi un po' un trade union tra le due grandi scuole malariologiche, quella italiana e quella inglese. Tony, non ti vedo, sei collegato? Sì. Ok, Tony. Tony parla benissimo italiano, parla un italiano eccellente. Tony, puoi scegliere se vuoi parlare in inglese o in italiano, questo sta a te. E ti ringrazio davvero tanto, Tony. So che anche tu sei molto, molto pieno di impegni e la tua partecipazione è davvero gradita. E ci fa molto piacere averti qui, quindi a te la parola, Tony. Grazie Guido. Una precisione: quando stavo a Roma stavo alla Sapienza, ma al Policlinico Umberto I, ma ti confondi perché ho avuto diversi legami anche personali dentro la patologia di cui parlerò. Ho deviato sul personale, scusami Tony. non c'è problema. Allora, grazie Guido per l'invito. Questa sarà un'esperienza personale, un racconto di un'esperienza personale che raggiunge, diciamo, il mio piccolo nella malariologia con quella italiana. Ma ripeto che è un'esperienza personale, non riflette tutto il contributo della malariologia italiana alla malaria, perché è vasto e io non posso fare valore a quel contributo. Allora, da adesso in poi farò il seminario in inglese, ma posso anche accettare domande in italiano. Qui vedete lo schermo? Sì, 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 vediamo bene, sentiamo, sì, bene. Ok, e questo sarà un racconto di un'interazione con diversi personaggi con cui ho collaborato direttamente o che la loro ricerca ha influenzato o continua a influenzare quelle che faccio adesso come ricerca. Ok. In questo, il contributo italiano will affect different aspects of my research, but also how I teach
now, either Imperial College or in my current role at the Liverpool School of Tropical Medicine. So I started my career at Imperial College, where I was taught by Bob Sinden and laterly by Andrea Crisanti on different aspects of the malaria parasite, and where I ended up staying to do a PhD looking to ways to modify the genome of Anopheles mosquitoes that transmit malaria. After conclusion of my PhD, I moved to Rome, where I worked with Giuseppe Marchino and Carlo Cugoni on the basic mechanisms of silencing of genetic elements that are selfish and which are used to transform the genome of the mosquito. It's a small, most important collaboration with the malariology of the Italian school was when I married my wife, Alessandro Lanfrancotti, who was at the time under the supervision of Bruno Arca and Mario Coluzzi. I then eventually made it back to Imperial College, where I worked for a project called Target Malaria under the supervision of Andrea Crisanti and Austin Burt. And this was looking at ways to control populations of mosquitoes as a novel form of vector control. And then for the last 2 years, I've been at the Liverpool School of Tropical Medicine. So how does the Italian malariology influence my research and teaching? Well, my research involves insect transgenesis, the molecular interactions between the parasite and the vector, the reproductive biology of the mosquito, now more latterly, the study of resistance to insecticides in mosquito populations, and principally the genetic control of populations. But it's not just in my research, it's also in my teaching. I teach on the degree stream at Imperial College, a course called Advanced Topics in Parasitology and Vector Biology. And I teach on different master's programs, both at Imperial College and the Liverpool School of Tropical Medicine. And in the next few slides, I hope to give you an idea of how the vast body of research performed in Italy still influences both the way I teach and operational outcomes of my research. So first, to the teaching, I will literally give a few slides that I actually incorporate in some of the taught lessons that I give in the degree stream at Imperial College. And those are related to vector biology and genetics. And so I first teach the students about the chromosomal structure of Anopheles gambiae populations and introduce them to this idea of polytenic chromosomes, which was a massive school of research at La Sapienza under Coluzzi, Petrarca, and others. And so we introduce them to the concept of what a polytenic chromosome is and how it can be useful in terms of looking at aspects of population structure and mosquito biology. And so we introduce them to the concepts that these allow you to get a visual idea of chromosome structure and allows you, importantly, to see inversions. And we talk about the consequence of having a chromosomal inversion when it's in heterozygosity with a non-inverted chromosome. You get these characteristic loops as the chromosomes look to pair. And so that can allow you to look at these chromosomes in wild-caught mosquitoes and understand something about what's happening in terms of structure and gene flow between populations, because you can easily look and find presence of inversions if you see them. And so we talk about the known body of literature that describes how these inversions are polymorphic in wild populations and how they differ in frequencies in different areas and in different habitats. And so we talk about why these inversions are an excellent tool for studying gene flow. And we remind them that it wasn't always the fact that genome sequencing and molecular genotype were available in the past, when many of these major discoveries about malaria transmission were made. And we give a real example of how these can be imputed to look and understand something about mosquito biology that's relevant for malaria transmission. And we talk about past sampling approaches
This is from a paper reviewed by Alessandro Della Torre in 2005. And we talk about the seminal data collected by Yaya Touré under the guidance of Mario Coluzzi about how they mapped where these different chromosomal inversions were circulating in different populations and how there were the presence of certain chromosomal inversions that were associated with different habitats, such as the savanna chromosomal forms, which were associated with the rain-dependent larval sites, and the MOPTI, which were associated with more semi-permanent larval breeding sites, such as rice fields, etc. And then we talked to them about the genetic consequences of harboring an inversion in a mosquito, which is related to the fact that if you have one of these inversions that's polymorphic in the population, anytime you have an individual that's heterozygous for the inversion, were you to get recombination and crossover in the region that contains the inversion and the wild type chromosome, then that always produces non-viable recombination products, which means that you never get the recombination product of two chromosomes that have an inversion and a wild type, which means that only the viable offspring are those that contain gametes that did not recombine. And this leads to a phenomenon called crossover suppression, which means that any combination of alleles within that inversion will stay together a lot longer by virtue of the fact that it's within that inversion. And that potentially allows particular sets of alleles to stay together that might be well adapted to a given new ecological niche. And we call that the idea of a co-adapted gene complex. And so we introduced the idea that these chromosomal rearrangements might not only be good for studying patterns of gene flow between populations, but they might actually be causative in allowing different mosquito populations to colonize different areas, and in some cases, make them particularly good vectors of malaria. Then we talk about how molecular tools can help us in the resolution of some of these problems. And we talk then about how a PCR molecular diagnostic was made in order to avoid having to look at chromosomal forms. And so a PCR-based assay was designed that could reliably distinguish what at the time were MOPTI and savanna forms. And this relies on a fixed polymorphism different between the MNS forms in the ribosome DNA region, and how this molecular PCR assay can then be used to increase the throughput with which you can sample mosquitoes in the wild and look at how well held is this phenomenon of the different distribution and association with different habitats of these different forms. And that is partially the work of Guido Favia and also my wife. Then we can expand that molecular genotyping platform and look across the African continent to see how well this holds, this phenomenon of the different forms, and whether there is any potential reproductive isolation. And this is largely based on the work of Alessandro Della Torre and a figure put together by Lanzaro and Lee in 2012, which shows the distribution of these different M and S molecular forms across the sub-Saharan Africa. And you can see that in many areas, there is exclusively the M form, and in other areas, there is exclusively the S form. And in many areas, there is an overlap of forms in that both are present. But the interesting thing is that there is virtually hardly ever any hybridization between these M and N forms, at least in West Africa, which is itself an interesting phenomenon and suggests that there is some sort of reproductive isolation going on. And we asked the students to look at this and to consider what might be going on there, because it's impressive and striking that there are virtually no hybrid M and S forms, given that in the laboratory, they freely intermate and are, to all intents and purposes, absolutely viable. So it suggests that there is some pre-mating reproductive isolation mechanism that goes on, and not a post-mating reproductive isolation.
But of course, students want to know, why bother studying all of this? Why is it relevant to me or to any future malaria control approach? And you know, in addition to it being important in studying the process of speciation, because if you have reproductive isolation, it suggests you're on the route to incipient speciation. But we also highlight this by its relevance to actual current malaria control programs by looking at the spread of insecticide resistance. And we talk about how a certain insecticide resistance allele called knockdown resistance, which confers resistance to the pyrethroids, which is the class of insecticide exclusively used on insecticide-treated nets, how that first originated and spread throughout the S form before later being acquired by the M form through rare introgression events. And of course, it's not only limited then to studying the dynamics of insecticide resistance spread or resistance to any vector control mechanism. It's also important, this phenomenon of reproductive isolation, whether it's partial or total, in other new novel malaria interventions that rely on spreading transgenes or genetic modifications through wild type populations. And that's where I will introduce how this affects my own line of research, which is the genetic control of mosquito populations as a novel form of vector control. And so why do we do this? Well, we know that vector control has been successful, at least in part to date, in reducing malaria deaths over the last 15 years. And that's uses a wide range of potential intervention mechanisms to reduce the number of mosquito vectors in any given area, from simple improvements to housing, to the use of insecticide-treated bed nets, removal of habitats, and the indoor residual spraying of insecticides on walls. And if we look over the last 15 years or so, where at the turn of the century, there were about 1 million deaths per year from malaria, by 2015, this was reduced to about 400,000 deaths. And the majority of that reduction in the malaria burden is attributed to the use of indoor spraying of insecticides and the use of insecticide-treated mosquito nets. And so, to date at least, vector control is our most effective tool for reducing the malaria burden. So we know it works. But current methods have their problems, either logistically in the distribution of bed nets or ensuring compliance, or the logistical difficulties associated with moving all vector habitats, and with insecticides, the lack of specificity and the potential for insecticide resistance. And in fact, over the last few years, it would seem that this reduction in malaria deaths has started to stall, and is principally hypothesized that this stalling in the reduction of the malaria burden is largely due to the emergence of insecticide resistance across the sub-Saharan Africa. And so that means we need new insecticides. We also need new drugs and vaccines, as and when they should come about. But we also need to look at novel vector control approaches that are complementary and synergistic with current proven vector control methods. And so that's what motivated me in collaboration with the guidance in the past of Andrea Cruzanti and Flaminia Cataruccia, is to look at aspects of the malaria vector that make it such a good transmitter of the malaria parasite between humans. And factors such as its host feeding behavior, how susceptible it is intrinsically to the parasite, how long it lives, its reproductive rate, and where it lives, all contribute to making any mosquito a good vector, and all of these have a strong genetic component. And so this motivated us and others to develop a series of different genetic tools for the study of the mosquito and trying to decipher which aspects of its biology could be manipulated in order to reduce the probability of transmission. And that ranges
from the sequencing of the genome of the mosquito vector to ways to interfere with its gene expression and the ways to introduce genes into the mosquito such that we could alter genetic traits within that mosquito. And this opened the door to a control approach which is called genetic control, and this is using insects to do the hard work. So the idea is that you develop insects with altered genetic characteristics and you introduce these altered genetic insects with these genetic characteristics into a population, either with the goal of suppressing that population over time or with the goal of replacing that population with a modified version of the mosquito that is somehow less permissive of the malaria parasite. If you can do that, the advantage is that the released insects are doing the hard job of finding difficult to reach insect niches. The approach is species specific because it relies on the process of mating, which is about the most species specific behavior that we have, and it's non-toxic. So on the face of it, that sounds relatively straightforward. You have an altered mosquito with some altered genetic trait, such as resistance to the parasite or susceptibility to insecticide, or some behavioral modification or some aspect of sterility, and you want to introduce that into a population. The problem is that compared to a wild type population, the frequency of mosquitoes that you can initially release will only be a tiny fraction of the wild type population. And there's no reason to expect that frequency of the mosquito with the altered genetic traits to increase generation upon generation, because any of these altered genetic traits are not expected to increase the fitness of the mosquitoes that harbor them. So in the very best case scenario, that genetic modification is likely to remain only at a very low frequency in the population, and over time would be expected to be eliminated, either because it actually damages the fitness of the mosquito or because of stochastic genetic processes like genetic drift. And eventually, the genetic modification would be lost. And so that's where this concept of gene drive comes in. The gene drive relates to a phenomenon whereby a genetic element is able to bias its own inheritance among the offspring. So ordinarily, mosquitoes are diploid. So if you have some gene of interest on one chromosome, but not the other, there's a 50% chance of that chromosome with the gene of interest being inherited by the offspring. And what a gene drive does is it alters that probability, and it can increase it significantly up to 90%, but in some cases up to 100% probability that the gene of interest is inherited. So if you have a gene drive, even starting from a very low frequency in the first generation, in each subsequent generation, because of this biased inheritance, the frequency in the next generation increases, and in the next generation increases, and so on and so on, until you get potentially fixation in the population. And importantly, this force of biased inheritance and the transmission rate of the gene drive is so strong that it can spread even if it imposes a fitness cost on the population, because it is essentially an essential, so it is a selfish genetic element. And the class of gene drive that we have had success in developing over these last few years is based on a type of gene drive that occurs in nature. And these are called driving endonuclease genes. And so what these are genes that insert themselves on the chromosome within a specific recognition sequence. And whenever they come into contact with a chromosome that doesn't contain the gene drive element, that chromosome is cleaved, because the gene drive encodes a very specific DNA cutting enzyme that recognizes specifically this sequence, cleaves that chromosome, and in the process of chromosomal repair, because the cell has to repair a broken chromosome, it uses the intact chromosome as a template for which to fill the gap of missing sequence. And if it does so, what that means is that the broken chromosome gets converted such that it has a copy of the gene drive element on it, and therefore
regardless of which chromosome is inherited, all of the offspring will have that gene drive element. And so there are two ways that one can engineer that gene drive. You can either make it spread, and as it does so, it spreads a genetic trait that leads to suppression of the population, or you can couple with that gene drive some genetic effector that alters the probability that the population can transmit the malaria parasite. And this is the type of approach that we've been focusing on the PRAS. We spread genes within this gene drive that alter the population's ability to reproduce itself. And we show that these gene drives, which are selfish genetic elements, can increase in frequency in the population, generation upon generation, despite the fact that they are actually harming the population. And so this opens the door to this type of gene drive as a tool for the genetic control of populations through suppression. But of course, I'm not going to go into the molecular detail of it here, but it's important to note that this type of technology, as with any other technology that looks to suppress an organism, can select for resistance. Okay. And in this case of gene drives, because they have a very specific target site that they recognize, the simplest form of resistance to imagine and that can arise is variation at the target site, which prevents the gene drive from recognizing it. And if such variant alleles arise in the population, even at potentially low frequency, because of the fitness effect that they, the positive fitness effect that they provide to the mosquito, they can be strongly selected. And this has many similarities with insecticide resistance, for example. So the questions that arise with gene drives are, one, the resistance issue that I talked about, and its likelihood of arising and the dynamics of spread are going to be very much affected by structure in populations, if there's any reproductive isolation going on, if there are cryptic species that are responsible for malaria transmission in a given area, they might be less susceptible to the gene drive intervention. What are the ecological effects of suppressing one mosquito species in any given area? That will be strongly influenced by knowing what the ecological makeup is and the contribution of different anopheles vectors in any given area, and the issues of containment that arise with gene drive. Because this is designed to be a very invasive technology that can affect the population, even starting from a very low frequency, cryptic reproductive barriers will be very important in either deliberately containing the gene drive or trying to remove those cryptic reproductive barriers if you want that gene drive to persist and invade new areas. And all of the basic biology about the reproductive biology and cryptic isolation of species in mosquitoes is essential for this. In summary, I hope I've shown you that the basic mosquito biology is essential for designing new interventions, that knowledge of population structure and barriers to gene flow is an essential prerequisite for any mosquito control program, and the successes and failures of past control programs can still inform new alternative control programs. And the last thing I'd like to convey, which is not related to the research itself, is the message that spending life in different research and social cultures is recommended, as I hope you can see by some of these photos on the background, which relate to Anglo-Italian cultural harmony and sporting excellence. Thank you very much, Tony. Thank you very much, Tony. I don't know in which language I have to talk with you, so I continue with English. Thank you, because you gave a perfect update of some of the most innovative research in the field, and also for these last take-home messages of how much is important to spend time in different research and social environment, which is, I hope, is a take-home message for all our students. Thank you also for personal reason, because I see here myself in not in lab clothes, but in football suits,
which is something that I do appreciate. So Tony, also, I mean, just one question also for you, but to clarify, I mean, you told us about which is the status of the heart now with the gene drive technology. What you expect in the next future, and when I mean in the next future, in the next, let's say, 5-10 years, which are how you foresee the possibility to really translate this in practice, also because you were relating to regulatory issues that are one of the main let's say focus that we have to have about these techniques. Sure. I think the two main challenges for this technology are, one, the fact that it is essentially a GM technology, and so acceptance of GM can vary depending on which environment you're in, and that can change very much from west to east and from north to south, but nonetheless it's challenging in order to get regulatory acceptance of something, regardless of what it does, if it's GM. The other aspect is that because this technology, you know, one of its key advantages is that it's designed to be invasive, and it's designed to work with very minimal intervention, which means that it's can be applicable regardless of local infrastructure and access to resources. So in one way, it's democratic, but at the same time, you know, many people view that as a negative. Because of the fact it's designed to be invasive, you know, confining it to any given area of intervention is challenging. And I think that, you know, that is one of the big challenges going forward, as is the issue of resistance. But the issue of resistance, we've made a lot of progress on recently. So I think that that actually is solvable. And I think that the challenges are going to be more related to acceptance and how to have a sort of confined release approach. And for that reason, you know, I'm not just paying lip service to the past studies that have looked at reproductive isolation in species and gene flow. These are essential pieces of work, and they continue to go on. Thank you very much. Grazie davvero, Tony. Grazie davvero di aver partecipato, di essere stati con noi. È davvero un piacere. Vedo già molti commenti da parte di molti studenti, anche nel tuo caso, sono tutti molto, molto positivi e molto entusiasti rispetto alle cose che abbiamo detto. Allora passo, si è collegato anche il professor Esposito. Anche a lui vanno i miei ringraziamenti, perché appunto so che ha una giornata estremamente piena e so che ha dovuto fare salti mortali per potersi collegare, e ovviamente non devo presentare Fulvio Esposito, soprattutto alla comunità camerinese, mi sembrerebbe sin troppo ovvio, e cedo subito la parola con Fulvio. Diciamo, ritorniamo ad alcuni aspetti che abbiamo visto precedentemente, cioè il ruolo della malariologia italiana e come la malariologia italiana, come abbiamo detto, è anche un riferimento per la malariologia, diciamo, per la storia della malaria nel mondo e per la possibilità di, se non di eradicare, quantomeno di controllare la malaria in altri paesi. Quindi non perdo tempo, cedo la parola al professor Esposito, ringraziandolo ulteriormente per la sua presenza. Grazie Fulvio. Oh, grazie Guido. First of all, I would like to apologize with our students and doctoral candidates of other countries who don't speak yet Italian, because I will give my talk in Italian. But if they are interested, I will be more than happy to have in the next days a web meeting with them to present my ideas and my thoughts in English. Allora passo all'italiano. Guido, grazie di nuovo, grazie a te e alle persone che insieme a te hanno organizzato questo evento, e anche per avermi affidato un tema che mi permette di ricordare delle persone che purtroppo non ci sono più e che hanno dato contributi straordinari alla malariologia, non solo italiana.
Mario Coluzzi, al quale devo tutto quello che ho imparato sulla malaria, è stato ricordato più volte stamani e ne parlerà in maniera estesa successivamente Piero Luporini. E negli anni in cui ho partecipato alle attività di cooperazione allo sviluppo, sempre ovviamente sulla malaria, ho avuto modo di conoscere e collaborare con un altro ricercatore italiano recentemente scomparso, che è stato anch'egli citato stamani e al quale si deve un grande contributo al progresso della conoscenza in questo ambito. Mi riferisco a Giancarlo Maiori. Giancarlo era responsabile del laboratorio di malariologia dell'Istituto Superiore di Sanità e ha dedicato tempo ed energie soprattutto alla messa a punto di uno strumento di controllo della malaria, le zanzariere trattate con insetticida, che, come ha ricordato proprio pochi minuti fa Tony, hanno dato ottima prova di sé, al punto da essere promosse su larga scala sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. Io mi auguro che nel tempo il contributo di Giancarlo abbia il riconoscimento che merita. Venendo ora al tema che Guido mi ha affidato, è un tema che ha radici solide e antiche e mi fa piacere ricordare qui che la consapevolezza del legame fra malaria e sottosviluppo, e quindi per converso fra lotta alla malaria fino alla sua eradicazione e sviluppo sociale ed economico, si deve soprattutto a un marchigiano, ad Angelo Celli. Angelo Celli nacque a Cagli, in provincia di Pesaro, nel 1857. Rimase presto orfano e poté proseguire gli studi solo grazie a una borsa di studio dell'Istituto dei Piceni. Conseguita la laurea in medicina all'Università di Roma, si perfezionò in Germania, a Monaco, e nel 1883 fu assunto come assistente all'Istituto di Igiene di Roma, dove poi divenne professore ordinario e infine anche direttore. La vita e le opere di Celli meriterebbero da sole una giornata di spunti di straordinaria attualità per quanto riguarda il suo impegno nella lotta a varie epidemie in diverse regioni del paese. Ma qui mi voglio limitare con voi a ricordare come Celli seppe trasformare le sue scoperte scientifiche di grande valore in decisioni politiche. Un bel esempio di quello che oggi chiamiamo evidence-based policy making, che è purtroppo, diciamo, un concetto del quale si parla tanto, ma poi si pratica poco. Comunque, Celli, eccellente ricercatore, fu anche deputato per 6 legislature, dal 1892 al 1913. E a lui si devono 3 leggi fondamentali per il controllo della malaria, e che poi in realtà posero le basi per quella che fu, che oggi la cosa che ricordiamo, l'eradicazione della malaria in Italia. La prima legge, quella del 1900, è la cosiddetta legge sul chinino di Stato, che è già stata citata anche stamani. Con questa legge venne istituita al Ministero delle Finanze l'azienda preposta all'azione alla vendita del chinino attraverso quelle botteghe di sali e tabacchi che oggi forse non esistono più, ma penso che qualcuno si ricordi ancora quell'insegna nera con la grande T e con sottoscritto sali e tabacchi. Ecco, in quelle botteghe veniva venduto il chinino a prezzo controllato, proprio per evitare speculazioni. Ma un punto importante della legge, che non sempre viene ricordato, è che gli utili dell'azienda che produceva il chinino dovevano essere investiti in opere antimalariche di bonifica. E questo dimostra come Celli sapesse bene che l'opzione farmacologica non era la sola e che comunque da sola non bastava. La seconda legge del 1800, scusate, del 1901
obbligava i comuni localizzati in zone malariche, come Guido ha fatto vedere nella sua presentazione. Già allora l'Italia aveva diversi colori nelle carte geografiche, anche dal punto di vista della malaria. Dicevo, i comuni localizzati in zone malariche dovevano fornire gratis il chinino ai braccianti agricoli. Ma anche qui c'è un particolare importante, che le spese che i comuni sostenevano per fornire gratis il chinino ai braccianti agricoli dovevano essere ripagate dai proprietari terrieri in proporzione all'estensione della loro proprietà. Da questo si capisce bene come la pensava Angelo Celli dal punto di vista politico. Infine, la terza legge del 1904 sanciva il diritto dei poveri e dei lavoratori delle zone malariche ad avere il chinino gratis, non solo per la cura, ma anche per la profilassi. Si tratta, come vedete, di una legislazione avanzatissima per i tempi, ma Celli era consapevole che queste leggi sarebbero rimaste sulla carta senza la partecipazione attiva delle comunità, senza quello che noi oggi chiamiamo cittadinanza attiva. Per promuovere questo, accompagnò l'azione legislativa con una intensa campagna di lotta all'analfabetismo. Lotta che egli condusse insieme alla moglie Anna Frenzel di Berlino e che si concretizzò con la realizzazione nell'agro romano di numerose scuole per contadini. Quindi Celli fu anche un precursore del mitico maestro Manzi. Celli aveva chiarissimo il nesso tra malaria e condizioni di vita delle popolazioni delle zone infestate, per cui avanzò anche un'altra proposta di legge veramente avveniristica. La proposta prevedeva che i proprietari dei latifondi, a pena di esproprio, dovessero costruire abitazioni decorose per i contadini. La proposta purtroppo non divenne mai legge questa, per l'opposizione dei partiti conservatori. A conferma di quanto Celli vedesse lontano, l'altro giorno su Malaria Journal, esattamente il 31 ottobre è uscito il numero, Richard Carter ha pubblicato un articolo che si intitola «The Role of Improved Housing and Living Environments in Malaria Control and Elimination», per dire quanto Celli aveva visto lontano. Bene, questa premessa storica mi serviva per dimostrare che nel nostro paese la consapevolezza del legame tra sviluppo e controllo della malaria, ossia la consapevolezza che la malaria, come del resto tutte le pandemie, come stiamo osservando, è prevalentemente un problema di sanità pubblica e si può risolvere solo con un sistema di sanità pubblica efficiente, bene, questa idea ha radici, come dicevo, solide e lontane. Permettetemi un piccolo e ultimo inciso storico. La stazione sperimentale per la lotta antimalarica, fondata sulla scia dell'opera di Celli da Lewis Hackett e Mario Missiroli, che Guido ha ricordato, nel 1925 con il finanziamento della Rockefeller Foundation, fu l'embrione di quell'Istituto di Sanità Pubblica che dal 1941 si chiama Istituto Superiore di Sanità. Bene, sulla base di quello che vi ho raccontato sin qui, non meraviglia il fatto che quando l'Italia, completata con successo la ricostruzione post-bellica nei primi anni 70 del secolo scorso, mosse i primi passi nelle attività di cooperazione allo sviluppo, il know-how disponibile nelle istituzioni scientifiche del paese sulla lotta alla malaria avesse un ruolo di primo piano. E fu così che venne concepito il progetto di lotta alla malaria in Burkina Faso, quando ancora peraltro il paese si chiamava Alto Volta, di cui vi parlerò nella seconda parte della mia presentazione. Quel progetto, nelle primissime versioni, compariva addirittura con la parola eradicazione della malaria in Alto Volta. Poi la saggezza e la solidità scientifica di Mario Coluzzi e Giancarlo Maiori fecero sì che si parlasse più prudentemente di lotta alla malaria. Il progetto venne sostituito con cospicui investimenti dal Ministero degli Esteri,
E nel 1983 partì alla volta della capitale Ouagadougou un primo sparuto gruppo di quattro giovanissimi ricercatori italiani, alcuni ancora studenti, accompagnati dalla indispensabile attività di mentoring dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto di Parassitologia di Roma, supervisione assicurata da Coluzzi e Maiori, che fra l'altro anche loro erano presenti frequentemente sul campo. Negli anni successivi, altri ricercatori italiani subentrarono con un turnover che garantiva rinnovamento e continuità, anche grazie alla costante supervisione delle due istituzioni italiane. In tempi assai rapidi per il tipo di studi affrontati, infatti l'epidemiologia per definizione non può produrre risultati negli stessi tempi delle discipline sperimentali di laboratorio. Dicevo, in tempi assai rapidi, il Centro Nazionale di Lotta alla Malaria di Ouagadougou, diventato poi Centro Nazionale di Ricerca e Formazione sulla Malaria, cominciò a dare contributi importanti all'avanzamento delle conoscenze sulla malaria. Sperimentazioni originali produssero risultati originali e, almeno in parte, inattesi. Mi limito qui a ricordare alcuni di quei risultati, che oggi appaiono scontati, ma che 40 anni fa non lo erano. Per esempio, la dimostrazione che attraverso la misura degli anticorpi verso un particolare antigene dei parassiti malarici si può determinare l'intensità di trasmissione della malaria e quindi le sue variazioni a seguito di interventi di controllo con affidabilità pari o addirittura superiore a quella dei metodi impiegati fino ad allora, che erano metodi molto più dispendiosi ed invasivi che oggi difficilmente avrebbero l'autorizzazione dei comitati etici. Oppure la dimostrazione che persone appartenenti ad etnie diverse, esposti alla stessa intensità di trasmissione, mostrano diversa suscettibilità all'infezione. E ancora che le famose zanzariere trattate con insetticida non solo proteggono chi le usa, arrivando, cosa importantissima, a ridurre la mortalità dei bambini, ma hanno un impatto sulla trasmissione della malaria su scala di comunità, cioè proteggono in parte anche chi non le usa. Si potrebbe dire una sorta di protezione di gregge. Aggiungo che molti di quei giovani ricercatori e studenti allenati in quella palestra sono diventati poi scienziati di valore e operano oggi con ruoli di rilievo in università italiane ed estere e in istituzioni internazionali come l'OMS. Voglio dire a questo proposito, una cosa che forse non so se è già stata detta stamattina, ma non molti sanno. L'idea di Andrea Crisanti di andare a cercare le persone che erano entrate in contatto con il virus SARS-CoV-2 tramite un'indagine sieroepidemiologica è stata il provvidenziale frutto delle competenze immunoepidemiologiche che Andrea aveva sviluppato in quegli anni ormai lontani, lavorando con Coluzzi e con noi in Mali. Oltre a tutto questo, però, vorrei sottolineare qui l'attitudine con cui l'Italia si dedicò a queste attività di cooperazione allo sviluppo. Un'attitudine che si pose in continuità con la storia che vi ho raccontato e che costituì una differenza importante con situazioni analoghe gestite da altri paesi. Una caratteristica dell'esperienza italiana di cooperazione sulla ricerca e sul controllo della malaria è stata la costante volontà di promuovere la crescita di un pool di ricercatori locali di ottimo livello. Giovani studenti del Burkina Faso e di paesi vicini, come il Mali, anche appena diplomati, sono stati inseriti nell'attività di ricerca non solo a livello tecnico, ma affidando loro progressivamente la conduzione di tutte le fasi della ricerca, dal concepimento dello study design all'esecuzione, all'analisi dei risultati, alla pubblicazione degli stessi. Mentre contestualmente il ruolo dei ricercatori italiani passava da una fase iniziale in cui tutto era affidato alla loro testa e alle loro mani, ad una in cui essi si limitavano, scusate,
ad attività di supervisione e di mentoring. Osservare negli anni successivi che grazie a questa modalità di lavoro importanti istituzioni europee e internazionali hanno affidato studi fondamentali per il controllo della malaria, come la sperimentazione di vaccini, che è stata già ricordata da Francesco Castelli, e di farmaci, di nuovi farmaci, a giovani che hanno conseguito i livelli più alti della formazione, in collaborazione con ricercatori e istituzioni italiane, e compresa, lo dico con grande piacere, l'Università di Camerino, è stata una grande soddisfazione. Il valore di questo sforzo è stato riconosciuto anche a livello internazionale, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima, e la Commissione Europea, dopo, hanno concesso finanziamenti che hanno permesso proprio alla nostra università, l'Università di Camerino, di organizzare attività formative che proseguivano quelle iniziate 20 anni prima a Ouagadougou. A livello nazionale, purtroppo, una situazione economica difficile che ha comportato, a partire dagli ultimi anni del secolo scorso e fino ad oggi, una serie di tagli ad attività ritenute, evidentemente a torto, non essenziali, come la sanità pubblica, la scuola, l'università e la ricerca, ha determinato anche tagli pesantissimi alle attività di cooperazione allo sviluppo. Oggi il rischio concreto è che le radici antiche e solide della malariologia italiana vengano recise definitivamente, privando il paese di una risorsa di sapere che sarebbe, oggi più che mai, con le sfide che abbiamo di fronte, assolutamente necessaria. Ma questa è un'altra storia, una storia un po' triste. E oggi non siamo qui per parlare di tristezze. Oggi ricordiamo un'Italia che è stata capace, grazie anche a persone straordinarie, di realizzare obiettivi straordinari, un'Italia che, lo spero, prima o poi si risveglierà. Grazie. Grazie mille Fulvio, grazie davvero anche a te. E hai integrato ulteriormente aspetti che vanno a formare questo puzzle che stiamo cercando di descrivere nel dettaglio. Fulvio, c'è una domanda che forse è un po' pleonastica, ma mi viene anche sollecitata un po' da alcuni studenti che mi stanno scrivendo. E in qualche modo forse l'hai già detto, però mi chiedono e mi chiedo anch'io se in virtù di quello che tu dicevi, alcuni tagli, alcune considerazioni non di merito sulla forse... sul poco valore che dobbiamo dare alla ricerca, a investimenti in sanità pubblica, se possiamo ancora pensare all'Italia, alla scuola di malariologia, ma anche ad altre scuole competitive con quelle di altri paesi, o se invece possiamo ancora sostenere una leadership in alcuni settori della medicina, della biologia, della ricerca in qualche modo. Ma Guido, ti ringrazio della domanda. Le risorse ovviamente sono essenziali. Mi è sembrato di cogliere negli ultimi proprio, ma non anni, negli ultimi mesi o addirittura nelle ultime settimane, se mi riferisco all'investimento che è stato fatto sul PRIN, mi pare di cogliere forse un'inversione di tendenza. Secondo me però dobbiamo anche promuovere un'inversione di tendenza nelle nostre teste, nel senso che proprio l'emergenza alla quale ci troviamo esposti, quella del Covid, che però è simile a queste emergenze globali, perché la malaria sì, diciamo, colpisce marginalmente i paesi dell'area temperata, dell'area nostra, del globo, ma diciamo per la sua dimensione, per il numero di decessi che ancora causa, sicuramente deve essere considerata una pandemia globale. Ecco, di fronte a queste emergenze,
Bisognerebbe imparare a privilegiare proprio la cooperazione sulla competizione. Guardate i disastri che ha fatto la non condivisione dei dati, che ancora continua sulla diffusione del coronavirus. E da quello che mi pare di percepire, non mi sembra che la lezione sia stata appresa, perché anche questa corsa al vaccino sembra un po' la corsa all'oro nel Klondike, no? Più che una corsa per cercare di fronteggiare questa emergenza. Allora io penso che diciamo, no, noi ci dobbiamo preoccupare che la scuola di malariologia italiana continui a essere presente e continui a produrre risultati grazie alla interazione, alla collaborazione con altre scuole, no? L'esempio che ha dato Tony poco fa è un esempio estremamente positivo, ma è in questo modo che vengono fuori i risultati interessanti. Insomma, anche la vita di molti di noi si è sviluppata in un certo modo grazie a interazioni con ricercatori di altri paesi e di altri continenti. Quindi a questo bisogna puntare e bisogna che l'Italia riscopra la necessità della cooperazione allo sviluppo, anche per il futuro della ricerca. Grazie mille Fulvio, grazie davvero. Grazie anche per il riferimento a Celli che richiama quelli a Grassi, quelli a Coluzzi, Cafatos, tutte persone che come scienziati avevano questa grande virtù di guardare lontano e credo che questo sia un insegnamento che forse dobbiamo anche trasferire ai nostri studenti, sia ricercatori, sia grandi ricercatori, quando si ha la capacità di vedere lontano e di segnare una linea e credo che quelli che abbiamo nominato in questa mattinata siano tutte persone scienziate che avevano una grande capacità di guardare lontano. E a questo proposito adesso cedo la parola al professore Luporini, ringrazio anche lui perché ricorderà una persona che Fulvio si è visto in maniera molto sentita, ricordava la sua gratitudine, ma a lui va la gratitudine di molti di noi, il sottoscritto, la professoressa Ricci, la professoressa Bluzzell, che in qualche modo hanno avuto un riferimento nel professor Coluzzi. Quindi cedo la parola al professor Luporini, ringraziando anche lui della partecipazione. Prego, Piero. Tanto grazie Guido per chiudere questa bellissima mattinata adesso, con un ricordo di Mario Colucci che ha impiantato la parassitologia qui a Camerino e sulla quale base poi si è sviluppata tutta la ricerca e si è consolidata la parassitologia prima con Fulvio Esposito e poi con te Guido. E ricordo di Mario Colucci che è nato, è umbro, è nato a Perugia nel 1938 e poi purtroppo ci ha lasciato giovane una decina d'anni fa per Parkinson a Roma. E è stato medico entomologo, malariologo, epidemiologo, ma io credo che vada ricordato soprattutto come biologo evolutivo, perché le sue radici, la sua cultura soprattutto è stata molto vasta in questo ambito disciplinare. E Mario Colucci ha cominciato a lavorare fin da giovanissimo sui pulciti, praticamente mettendo su un laboratorio personale di entomologia nella casa paterna, la Casa delle Palme a Monticelli. Monticelli è una frazione in provincia di Frosinone e questa Casa delle Palme era stata poi affittata praticamente al
prezzo di una lira, al simbolico costo di una lira, da suo padre, padre Alberto, all'Istituto di Malariologia, che era l'istituto Marchia Fava, che era, si occupava della malaria in Italia. E in questo laboratorio qui Mario Monticelli praticamente comincia a lavorare da quando frequentava le scuole elementari. Ci si è trasferito nel 1945, perché i primi 3 o 4 anni della sua vita Mario li ha trascorsi in Albania, dove suo padre, che era un medico epidemiologo, si è trasferito durante il periodo bellico, e poi aveva fatto ritorno il 14 ottobre del 43, in seguito all'armistizio di Cassibale, che praticamente giù in Sicilia, che praticamente poneva fine all'alleanza dell'Italia con la Germania nazista, e praticamente era il seguito la resa incondizionata agli alleati. E proprio in questa Casa delle Palme Mario Coluzzi organizza un piccolo laboratorio personale di entomologia, e dedicato poi soprattutto ai curicidi, perché il padre era un medico e si occupava dell'eradicazione della malaria in Albania. E poi praticamente Mario passa, quando aveva 16-17 anni, a Roma, a mettere su un laboratorio di parassitologia presso quello che era l'Istituto di Parassitologia dell'Università della Sapienza di Roma, che era diretto dal professor Ettore Biocca. E ricordo molto volentieri, apro una piccola parentesi di un minuto per ricordare Ettore Biocca, che è il mentore, il padre scientifico di Mario Coluzzi, perché Ettore Biocca ha le radici qui nel circondario di Camerino, perché a Baldicchio, qui a Muccia, ed è sepolto a Selvapiana, qui al confine con l'Umbria. Ettore Biocca è una persona straordinaria, che ha influenzato enormemente il pensiero scientifico, il comportamento, la vita accademica di Mario Coluzzi, e che poi sostanzialmente l'ha indirizzato anche nella vita, inizialmente la vita accademica qui a Camerino. Ed è diventato piuttosto famoso perché nel periodo post bellico, per ragioni personali che mi ha detto, è andato piuttosto famoso perché ha passato 4-5 anni nell'Amazzonia, è stato con la popolazione locale degli Ayohama, e ha pubblicato vari libri, ma uno particolarmente dedicato al ritrovamento di un diario della Elena, che è una ragazza di origine ispaniche, che è stata rapita da giovanissima e ha passato 20 anni di vita sposandosi con un capo tribù della popolazione locale amazzonica, e poi dopo essere rientrata in patria, avendo visto qual era il tipo di vita e come la consideravano in patria, se n'è ritornata ed è morta poi di nuovo con locali indigene dell'Amazzonia. E con Ettore Biocca praticamente Mario ha la possibilità di organizzare un laboratorio di entomologia, che poi ha diretto praticamente fino a quando ci ha lasciato. E Mario, quando si è sviluppato scientificamente, si è trovato con la sua passione per la biologia, di base, e la biologia evolutiva soprattutto, si è trovato di fronte a uno shift paradigmatico nella evoluzione, nella biologia evolutiva, negli anni 50-60. E questo shift
riguardava il concetto di specie, perché praticamente si passava da quello che era il concetto tipologico, individuale, diciamo statico della specie, a quello che è il concetto genetico di popolazione, concetto dinamico della specie. E che riconosce questo aspetto genetico di popolazione, che riconosce quella che è la vera diversità biologica del mondo animale, del mondo animale, che sta sotto che a quella che è invece l'individualità, la specificità dell'individuo. E Mario si è ispirato, e ci aveva sempre sul tavolo di lavoro, due volumi: quello del Genetics and the Origin of Species di Theodosius Dobzhansky, biologo evolutivo ucraino, poi naturalizzato americano, che che conosciamo tutti piuttosto bene, perché il suo pensiero praticamente è stato il fautore della quella che si chiama la Modern Synthesis della biologia evolutiva, ed è ricordato per questa che niente, nothing in evolutionary biology makes sense except in the light of a population genetics. Non è una frase sua, ma è un suo allievo di Vinci, che praticamente sintetizza quello che è stato il pensiero di Dobzhansky, che in questa Modern Synthesis mette insieme il pensiero darwiniano con le leggi della genetica mendeliana. Mendel è stato nascosto e dimenticato per anni, ma nella Modern Synthesis il merito di Dobzhansky è quello di aver portato le leggi mendeliane spiegazione del pensiero dell'evoluzione darwiniana. E l'altro personaggio era Ernst Mayr, tedesco, da Baviera, stampato 101 anni, con la sua Systematics and the Origin of Species. Quindi la formazione biologica evolutiva di Mario Colucci si è imprintata su questi due personaggi, sui loro testi, e anche su quello di Michel White, nato a Londra, poi trasferitosi a Canberra, e praticamente ha dato l'imprinting a Mario Colucci di vedere l'importanza degli insetti vettori, della malaria e delle altre malattie contagiose da questi insetti, non soltanto da un punto di vista statico di quello che veniva considerato l'olotipo, l'identificazione dell'individuo, ma di vedere praticamente la varietà biologica che sottostava nell'insetto vettore. E per dirlo con lui, se mi riuscisse a togliere di mezzo questa faccenda qui, ecco, che per Colucci, per citare questo, l'analisi del vettore è importante perché i vettori non sono né omogenei né statici, come la maggior parte dei modelli epidemiologici o dell'sperimentazione, ma e anche nei controlli, nei programmi di controlli che viene assunto il vettore implicito. E lui praticamente considera quello che è il leitmotiv del suo studio, è che anche nella lotta alla malaria per gli entomologi il problema è identificare e capire quella che è la diversità genetica che è insita nei vettori, perché i target del controllo non possono essere sempre riconosciuti attraverso la mera applicazione di quella che è l'alfa tassonomia, cioè l'identificazione dell'individuo, la classificazione puramente morfologica dell'individuo. E metto un po' avanti. No, si è inceppato. Non c'è più.
prova a togliere la modalità piena e di PowerPoint e poi si è inceppato il corso dietro. Dunque. È martedì 17, detto via, cosa mi piace? Sì. Mi scusate l'interruzione, ma purtroppo è... Eccolo. Ok. Allora, grazie. Speriamo che ora... Dunque, andando direttamente a quello che ha realizzato sperimentalmente Mario Colucci, il suo primo lavoro praticamente si vede che sta sulla resistenza degli anofeli, delle zanzare ai critici. E su questa, la prima pubblicazione lui c'era praticamente all'età neanche di 20 anni. E era stato poi molto influenzato a questo tempo qui di questa pubblicazione sulla rivista di malariologia dalle altre pubblicazioni che erano apparse su Nature da George Davidson, che si era interessato alla resistenza nella Anopheles gambe, questi studi fatti in Nigeria, alla dieltrina. E da questi studi, inizialmente basati proprio sulla resistenza, poi studiato attraverso gli incroci qual era la base genetica della resistenza, è arrivato 2 anni dopo, sempre su Nature, a far vedere che praticamente la sperimentazione a far sì che la Anopheles gambe, che veniva considerata una singola specie, in realtà era un complesso di specie. Sulla base di questa idea che aveva maturato guardando i lavori di Davidson, anche Mario Colucci si apre allo studio del complesso di specie in Anopheles gambe e, come è stato ricordato prima, Tony Nolan, il merito di Mario Colucci è stato quello di aver portato nella sperimentazione lo studio degli cromosomi politenici. E una cosa importante che vorrei sottolineare, che non è stata sottolineata prima, che ha permesso proprio questo sviluppo sperimentale dello studio con questi cromosomi politenici, questi cromosomi classicamente venivano considerati già dagli studi sulla drosophila, perché venivano tirati fuori, isolati dalle ghiandole salivari delle larve, il che implicava in laboratorio per ottenere questi cromosomi politenici bisognava allevare le zanzare in laboratorio, incrociarle, farle riprodurre in modo da poter prendere le larve per tirarti fuori dalle loro ghiandole salivari i cromosomi politenici. Mario, con la sua esperienza sempre di campo e con la sua applicazione alla biologia, con il suo approccio applicativo alla biologia, si è accorto che invece questi cromosomi politenici potevano essere estratti anche dalle cellule vitelline degli ovari delle femmine adulte. Capite bene che questo sistema di poter avere questi cromosomi politenici direttamente dalle femmine adulte scorciava enormemente i tempi della sperimentazione e allargava enormemente la possibilità di analizzare le popolazioni naturali, perché si potevano catturare direttamente le femmine adulte in natura e, una volta trasportate in laboratorio, potevano essere direttamente analizzate per questa analisi, per questa mappatura dei cromosomi politenici. E per 20-30 anni Mario praticamente ha studiato e ha mappato questi cromosomi politenici e, come è stato ricordato precedentemente, quindi non c'entro in merito, è soprattutto interessato alle inversioni paracentriche nel cromosoma 2, R sta per right nel braccio più lungo, e praticamente questo ha permesso a Mario Colucci di
fare un'implementazione enorme nella identificazione dei vari componenti, dei vari membri componenti il complesso di specie dell'Anopheles gambi. E sottolineo che non è assolutamente una coincidenza che quando è stato fatto il genoma, reso disponibile il genoma di Anopheles gambi, che è la prima zanzara a essere stata sequenziata completamente per il genoma e il secondo insetto dopo la Drosophila, il fatto di aver potuto completare il genoma in tempi piuttosto rapidi, assemblarlo, è in gran parte dovuto anche alla disponibilità, grazie agli studi di Mario Coluzzi e alla mappatura di tutti dei cromosomi, alle mappe dei cromosomi polidenti. In questo studio del complesso di specie di Anopheles gambi, che ora tra l'altro faccio notare comprende anche un Anopheles dedicata a Mario Coluzzi, che si aggiunge all'Arabiensis, Gambi, Merus e così via, Melas e altri. In questo campo qui si è inserito anche con un approccio più molecolare e più diretta all'identificazione di particolari geni necessari per la speciazione in questo complesso, si sono inseriti anche i lavori e la collaborazione con Mario Coluzzi da parte di Guido Favia. Prima è praticamente con approccio a questi polimorfismi basato essenzialmente sull'uso della PCR, proprio per distinguere diverse forme cromosomiche in questo complesso di specie di gambi. A iniziare dal 94, poi sempre con anche l'ultimo lavoro nel 2001, a vedere anche quali sono i sistemi di speciazione incipiente nell'ambito di questo complesso di gambi. E con tutta l'esperienza che Mario Coluzzi si è fatto sulle variazioni genetiche nell'ambito del vettore di gambie, non poteva Mario non considerare anche la variazione genetica che ci poteva essere nell'ospite del plasmodio della malaria. E praticamente quello che ricordava anche prima il professore Esposito, c'è stato un passaggio piuttosto importante nell'ambito dell'esperienza che Mario ha maturato giù in Burkina Faso, a Ouagadougou, quando si è messo a coordinare, attraverso il centro che nominava prima Fulvio Esposito, questo centro per lo studio della variazione della risposta all'infezione malarica da parte soprattutto di quattro popolazioni, i Fulani, i Mossi, i Rimaibe e i Dogon, che sono popolazioni timpateriche, che vivono in timpateria, anche se hanno praticamente origini un po' diverse, e anche tutte piuttosto diverse, e ha contribuito e i risultati sono stati piuttosto chiari e significativi nel far vedere che praticamente l'esposizione. Devo premettere che vivendo anche in Tibet hanno queste diverse popolazioni anche esposte, ugualmente esposte alla cultura della Anopheles in popolazione ugualmente esposte al pericolo della malaria. E in questi lavori qui, soprattutto questo qui primo, in cui compare anche Esposito in collaborazione con Coluzzi e un altro ricercatore che poi è stato inizialmente qui a Camerino, che è Davide Modiano, è visto che praticamente la popolazione dei Fulani aveva praticamente una risposta antimalarica e verosimilmente legata alla presenza di anticorpi, una risposta praticamente innata, difensiva, piuttosto valida rispetto
a quella che era invece la risposta piuttosto debole, Demosepi, rappresentato dal presidente per più di 10 anni del Burkina Faso, Blaise Compaoré, e dai Dogon, che è la popolazione più nomade. Ecco. E in questo ambito qui poi si inserisce anche un interesse di Mario Colucci, portato soprattutto avanti poi dopo in collaborazione con Fulvio Esposito e anche con Stefania Lombardi, su quella che era la localizzazione dell'antigene circumsporositario sul plasmodio, direttamente sul plasmodium falciparum, quindi l'agente responsabile della malattia. Con tutta l'attività che Mario ha svolto, questa qui che ho citato finora in Africa, Mario però va anche ricordato, Mario Colucci va anche ricordato per l'attività che ha portato avanti in Italia, soprattutto in collaborazione con Bullini intorno agli anni 70 e 71. Ha dato un contributo estremamente importante nell'applicazione della tecnologia degli alloendoni della genetica di popolazioni al comportamento mating, di isolamento riproduttivo dell'Aedes maria, che è una specie che praticamente adattata e si riproduce anche nelle acque salmastre lungo il litorale nostro italiano, mediterraneo. In questo caso qui Mario si è trovato praticamente a confrontarsi con l'idea, soprattutto portata avanti da questo giapponese, da Kimura, Moto Kimura, che portava avanti la visione che il polimorfismo proteico, ricordo che in questi tempi qui, intorno agli anni 70, diceva l'idea che un gene, una proteina, e quindi quando si parla di polimorfismo proteico è come parlare di proteismo genico. E l'idea era che fosse questo polimorfismo genico, proteico, che fosse essenzialmente dovuto alla random genetic drift che agisse sugli alleli. E ricordo che la genetic drift descrive le fluttuazioni casuali nel numero delle variazioni geniche che ci sono in una popolazione. Ha luogo quando la frequenza di un gene delle sue variazioni di alleli aumenta o diminuisce a caso nel tempo, come è raffigurato un po' in questo quel famoso bottleneck, se vedete una frequenza genica già praticamente in equilibrio tra palline gialle e palline blu, una bottiglia per caso quando c'è la costrizione viene versata, aumentano le palline blu, poi queste si riproducono e nella successiva generazione avete una preferenza di blu, di geni blu rispetto a quelli. Invece studiando proprio questi isolamenti riproduttivi, i polimorfismi nell'Aedes maria, il merito di Colucci in collaborazione con Bullini, un paio di lavori pubblicati in Nature, praticamente sostiene invece quella che si chiama la balancing selection, che si riferisce ai processi selettivi che praticamente sono attivamente o mantengono attivamente vengono attivamente mantenuti nell'ambito di un pool di una popolazione a frequenze che sono più ampie, maggiori rispetto a quelle che uno si aspetterebbe invece sulla base del genetic drift soltanto. E questa balancing selection è una delle forme multiple di selezione darwiniana che lavorano nel mantenere i polimorfismi genetici o proteici nell'ambito di una popolazione. E chiudo con un quarto aspetto del lavoro di ricerca di Mario Colucci, che l'ha svolto prevalentemente qui in sede a Camerino,
sulla usciamo dall'ambito della malaria e si va invece sulle malattie generate dai nematodi, dai earthworm e soprattutto dal dirofilaria, che è l'agente viene trasmesso dalle comuni zanzare, dalla Culex tipiens e anche dalla zanzara tigre, e viene trasmesso praticamente ai cani, soprattutto ai cani, per quello che viene poi gli vermi adulti si sviluppano nel ventricolo e nella aorta, e per quello che viene chiamato anche malattia del cuore del cane. E in questo caso qui Marco Colucci, lavorando soprattutto qui con Tonino Concetti e anche Marco, con Guido Favia, rientra in un altro aspetto. Aveva messo in luce un aspetto morfologico estremamente interessante dell'esofago della zanzara, dove ha messo in evidenza la presenza di alcuni dentelli che praticamente servivano a incidere i globuli rossi che venivano succhiati e quindi favorire l'emolisi del sangue una volta che era effettuato il pasto di sangue. E anche in questo caso qui si inserisce la collaborazione con Guido Favia, in questo caso sempre con l'applicazione della PCR per identificare due specie praticamente, la Dirofilaria repens e la Dirofilaria immitis, che sono entrambe dannose con sistemi un po' diversi nell'ambito di questa filariosi del campo. E Mario Colucci ha ricevuto per i suoi impegni gratificazioni, molti onori. E ricordo quella che soprattutto lui è andato molto fiero, la prima, forse anche ricevuta cosa, la Talmers Medal della Royal Society of Tropical Medicine. Ha vinto il premio Feltrinelli per la medicina conferito all'Accademia Nazionale del Lincei. Dal 95 è stato membro dell'Accademia Nazionale del Lincei e ha ottenuto la Ronald Ross Medal dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine. E poi anche due lauree honoris causa. La prima in medicina e chirurgia dall'Università di Tor Vergata, la seconda qui a Camerino, io ricordo con piacere che presentai io l'audazio a Mario in scienze naturali, e ricordo che a tutti che questo forse è il fatto che pochi sanno, che Mario, sostanzialmente Mario Colucci, con tutta la sua passione per la ricerca e la sua dedizione alla entomologia da fin da giovane, una volta che ha preso il diploma al liceo scientifico di Roma, il quale non ricordo il nome, lui non si è mai laureato praticamente. È stato sempre fiero del fatto di lavorare e anche senza una laurea poter partecipare ai vari concorsi universitari. Lui è diventato professore universitario nel 90 senza essere laureato. E di questo ne è sempre stato estremamente fiero. Perché ha detto prima metto avanti il lavoro e poi dopo eventualmente lo studio e la laurea. E come sottolineo qui nella faccenda della carriera di Mario Colucci, lui inizialmente si è sostenuto con delle fellowship all'Istituto di Malariologia Ettore Marchia Fava, che poi è all'Istituto Superiore della Sanità, ha sviluppato un'ottima conoscenza dell'inglese e del francese, che poi gli è stato estremamente determinante nelle sue attività di ricerca di campo in Burkina Faso, alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, al laboratorio di ecologia medicale a Montpellier e al Department of Biology all'Università di Notre Dame, che è l'Indiana. E attraverso soprattutto con contratti di insegnamento ne ha avuti all'Università di Medicina di Roma,
grazie all'interessamento soprattutto di Ettore Biocca e anche qui alla Facoltà di Scienze di Camerino. E come anticipavo prima, ha partecipato al concorso nazionale di parassitologia nell'80, vincendolo. Il bando era stato fatto qui a Camerino e quindi da contratti di ricerca per l'insegnamento di parassitologia qui a Camerino Mario ha ottenuto la posizione di full professor. È stato soltanto uno o due anni qui a Camerino e poi dopo è stato chiamato alla facoltà di medicina a Roma, dove praticamente ha occupato il posto di professore ordinario fino alla sua che ci ha lasciato. E a Roma ha diretto, ereditandolo da Ettore Biocca, la direzione, ha ereditato la direzione dell'Istituto di Parassitologia fino al 2000, quando si è ritirato. L'ultima diapositiva la dedico al mio personale ricordo di Mario Coluzzi, col quale ho condiviso a iniziare dal 75, quando sono venuto a Camerino nel febbraio del 76, e ho condiviso per cinque anni la stessa stanza, avevamo due scrivanie in una parte e nell'altra, e la stessa stanza anche in via Lili al secondo piano, stanza numero 4, mi ricordo, dove c'era la residence per gli universitari. E io avevo conosciuto indirettamente Mario Coluzzi, quando era a Pisa, mi devo poi trasferire a Camerino, e fu una delle ragioni per cui scelsi Camerino invece che Napoli. Perché avendo sempre sotto mano questa serie di Handbook of Genetics, sul volume 3, Handbook of Genetics, io ero interessato al capitolo 20, dove il padre della genetica dei protozoi, Tracy Sanborn, aveva pubblicato un capitolo dedicato alla genetica del Paramecium aurelia. E colgo l'occasione per piccola parentesi, per ricordare a Tony Nolan, che già mi ha preceduto nel coso, che ha citato prima Bob Sinden al King College a Londra, che Bob Sinden in realtà ha cominciato la sua carriera di ricerca proprio lavorando su Paramecium aurelia, e lavorava all'Institute of Animal Genetics, dove io ho lavorato un paio di mesi proprio insieme a Bob Sinden, sotto la direzione di Geoffrey Beale. E Geoffrey Beale è poi stato presidente della commissione che ha esaminato la tesi dottorato di specializzazione del professor Fulvio Esposito alla Normale. Quindi alle volte nudo si restringe enormemente. Comunque, vedendo questa piccola parentesi dedicata a Bob Sinden, questo libro mi accorgo che l'unico altro capitolo con un autore italiano era un certo Mario Coluzzi, che in collaborazione con Fitz Miller aveva messo su un capitolo sulla Genetics of Anopheline Mosquito. E dico, ma allora fra Napoli e Camerino, e anche poi per altre ragioni, scelgo Camerino e mi sono ritrovata a vivere, ho detto, stretto contatto, a condividere con Mario Coluzzi 5 anni di vita accademica a Camerino. E abbiamo discusso, e mi sono trovato anche, chiudo con questa nota personale, molto in imbarazzo, perché io, giovane, molto giovane professore ordinario, con qualche misero lavoro al massimo su genetics e su journal o protozoology o journal experimental zoology, mi sono ritrovato a parlare, a condividere tante idee, tante discussioni con uno che aveva già pubblicato due lavori su Nature insieme a Bullini, oltre a un'altra serie. E quindi ci siamo molto confrontati su quelle che potevano essere le ragioni di questa faccenda. Lì si parlava di, appunto, se poteva essere academic drift, tanto per ricordarsi alla genetic drift, cosa, oppure a una selezione baronale. E siamo addivenuti proprio al che forse a quel tempo lì questa selezione baronale forse era prevalente, perché i baroni della Toscana, alla quale poi
Regione Toscana appartenuto io, Fulvio Esposito, era molto più forte di quelli che potevano essere i baroni dell'ambiente romano dello Stato. E con questo ho chiuso e ringrazio veramente, perché mi ha fatto molto piacere ricordare una persona squisita, un grande scienziato e una persona estremamente squisita anche da un punto di vista umano e sociale. Grazie. Grazie a te Piero, grazie davvero per il ricordo di Mario Coluzzi, che ripeto, molti di noi hanno ricevuto davvero, davvero tantissimo. Grazie anche per questo riferimento all'Academic Drift, mi è piaciuto parecchio. Io davvero voglio ringraziare tutti i relatori per la partecipazione e tutti quelli che hanno partecipato. Abbiamo avuto punte di 440, tantissimi studenti che ringrazio. Voglio ringraziare in particolare la professoressa Ricci e la dottoressa Damiani, che mi hanno dato una mano fondamentale. Prima Irene era colei che stava vicino al professor Luporini cercando di perfezionare la connessione. Grazie.